Thank you.
Buonasera, buonasera, benvenuti, grazie mille a Schifo per la resub, per il Primone. Ciao Pino, ciao Pica, ciao Schifo, buonasera. Oh, questo era un TikTok. Hai sbattuto la mano, vero cretina? Sapevo io. Ma quando uno è particolarmente cretina, io non so cosa dire. Ah, uè, ti sta bene, fai le cose, mi sbirci, mi guardi, mi tocchi. Maledetta, sapevo io. Faccio un pochino più rosa, un pochino più rosso. Va bene, fai un pochino più rosso. Accendo il ventilatore. Che gioco? Cosa che gioco? Che gioco? Dabbo, che dici? Sarebbe un po' molto bello aspettare qui, stare qui, finché non mi insultano. C'è scritto sotto il gioco, Dabo del cazzo. Sai leggere? Sia da telefono che da computer. Tu vai sotto e lo leggi. Io non ho capito ste cazzo di cose, del gioco. Che cazzo lo servirà a te il gioco? Ciao Sasso. Maron, sono le 8:10. Ma siete dei frettolosi. Ora ci vado, basta. Ora ci andiamo, basta. Ora mi arrabbio, eh. Ora mi faccio sentire, ragazzi, eh. Ora mi faccio sentire, perché non si può fare così ogni volta. Che uno chiama, l'altro arriva veloce, fai le cose, inizia prima. Ora mi arrabbio. Eccolo. Ciao amici, buonasera. Tutto ma bene? Ti pare l'ora di arrivare? Noi siamo già alla fine del gioco. Scusami, brutto scemo. Avete ragione, scusatemi. Non importa, dai. Per questa volta ti mando solo a fanculo. Va bene, grazie. Ma scusa, prima mi ha fatto nome. Non avevo neanche comprato il coltello, effettivamente. Cosa? Infatti sono offeso, l'ho mandato a fanculo. Senti quanto spara forte quest'arma. Porca miseria. Giusto per farti cagare addosso. Ah, ok. Preparato. Come state, ragazzi? Tutto bene? Mi si sente bene? Tutto bene, tutto bene. Ti si sente sì. Anche bene, sì. Come anche? Tutto bene e ti si sente anche bene. Ah, ok. Ci sono due cose che vanno bene. Però. Comunque ho fatto la gag prima, no? Che sì. mi avete chiamato, morto. Vi vedevo già in chat, su Discord, mi hanno scritto sì. In chat, ti aspettano, ho detto, ah, ora mi arrabbio, invece non mi sono arrabbiato, ho fatto la gag. Per forza, ma avete invitato voi donato. All'ultimo momento oggi, io mi sono infilato e basta. Hai fatto bene. Mi hai invitato e non sei arrivato in orario, quindi sei tu lo stronzo, scusami. No, allora, a me è colpa di Francesco. No. È colpa di Francesco. Perché? È perché ma io ho detto alle 8:30, sì, inizia un quarto d'ora prima. Stamattina te l'ho scritto, che erano le 9:30. E poi mi hai scritto, riesci a iniziare un quarto d'ora prima? Io alle 8:10 ero qui. Sono le 8:12. Ma noi si parte alle 8. Ma non me l'avete detto. Entra in videogame intanto. Sono dai. In videogame, aspetta. Arriviamo. Cos'è un coltello, vedo? A me manca il coltello, devo comprare. È un coltello di pietra, come funziona? È un ti DLC... fa male se ti spara un calcagno? Bello? Sembra, tu mi fai malissimo. Gatto, io ti stendo per delle armi, te lo dico. Volevo vedere adesso se ce la fai. Ma te gatto usi le armi belle? Cioè, le armi le ho rubate a uno ieri. Bene. Non sono mie. Sì. No, io non c'ho una lira. Io stasera farò una serata di farming. Sì. Io faccio. Ho fatto uno scopo a uno l'altro. Cos'era? Era ieri? Sì, era ieri mattina forse. Ma gli ho rubato di tutto e di più. Aveva delle robe fighissime. Ma tu farmi anche off stream? No, e quando c'ho tempo, Rico? E quando giochi tantissimo, bravo! E live? Bravo! Cosa vuol dire bravo? No, dico... Sì, cioè... No, giochi tanto! Non così tanto, c'ho una lira, t'ho appena detto. Vabbè, però ho capito, se giochi tanto!
giochi, adesso, come adesso giochi, anche giochi più di me di Francesco messi insieme, il doppio sì, di... Vabbè, ma lì ci vuole poco, non giocate mai, appunto, scusami, eh. Appunto, no, appunto per voi. Ma ce l'avevo il coltello, vedi? Aspetta che volevo l'altra skin però del coltello. Eventi. Acquista il battle ormai... pass. Ah, no, no, basta far così. Ma che bella magia, che bello. Guarda qua. Olè. Cioè, quello di Natale. Fichissimo. Ma questo è un bagarozzo che vola. Ti invito. Invitami. Il bagarozzo che vola è il drone. E quando vai vicino a uno gli scoppia in faccia, gli dà sanguinamento e veleno. Devo reclutare. Al no, giorno grande. No, no, non prendo niente. No, l'ultima volta ho tirato. No, non tiro più niente. L'ultima volta eravamo nel traguardo, stavamo per uscire. E Derry ci ha ucciso entrambi. Ma ho sbagliato. Aspetta. Prendo la signora Isobel McFarlane. 35. Con gli occhialetti belli. È alto tutto, Gabriel, o solo la musica qui? Belli gli occhialetti, perché moschetto lungo che hai visto? Lo infilo tutto dentro alla fondina. Sì, vabbè. Bravo. E la il primo doppio senso l'abbiamo fatto. Se l'hai capito tu, non è colpa mia, gatto, eh? Sei questa mente perversa. Io... Gli spari. No, ma è la mia pistola che è cazzutissima, Gabriel. È una pistola proprio che serve per far venire un infarto a chi la usa. Allora, stasera andiamo a caccia di alligatori, eh? Come anzi, funziona? Di... C'è un no, coso nuovo? Sì. Se tu lo uccidi, le porti a un sarto che ci fa la borsa. Ah, pensavo fosse la cosa vera. Ho detto, boh, che strano. Cambia il mostro, ora devi portarlo in allora, giro. È molto particolare perché dobbiamo trovare intanto gli indizi, quelli giusti. E gli indizi, quelli giusti, sono solo vicino all'acqua, perché poi il mostro è in acqua, ok? Ah, oh, in acqua, bello. Andiamo con calma e vi racconto tutto. Sì, ma sì, quindi sì. Non è in una casa? No. No. È all'aperto? No, e non si chiude la mappa, esattamente. Semplicemente gli indizi ti danno una direzione per il prossimo indizio o per il mostro. Ma quindi ora c'è solo lui o anche gli altri? No, non è un coccodrillo, Karim. Il coccodrillo ha la bocca più piccola, l'alligatore ce l'ha grossa. Se hanno scritto coccodrillo sono dei coglioni di merda. Io l'ho scritto nel titolo. L'ho scritto nel titolo, infatti. Però se tu guardi, anch'io. Il coccodrillo è quello che ha la punta che si stringe di più. L'alligatore invece è quello che ce l'ha più larga. È quello che rimane più larga, sì. Ti confermo, gatto. Io sono studiato. Un esperto di pipistrelli. È un rettile, bravo, scemo. Non è un anfibo? Non è un anfibio. Non è un esperto anfibio, di anfibio. Cosa vuol dire? Il pesce è un anfibio? No, però il pesce vive solo in acqua. Il coccodrillo esce, deficiente. È un rettile, gatto. Anfibio cosa vuol dire? Anfibio, vuol dire è, anfibio? Sono gli anfibi e i rettili. Sono l'anfibio è la salamandra. Anche di qua è un rettile, ma non è che vive in acqua, oh! La rana cos'è? Un rettile o un anfibio? La rana è un anfibio. E la lucera è un rettile. È un rettile, è un rettile coccodrillo, gatto. Ma sai che anfibio mi sa che non è il genere, cioè è secondo la me tipologia. Sì. Non girartela come vuoi tu, gatto. Ma quelli con le piume. Parlate di dinosauri. No, dinosauri non iniziamo, c'è. Ah, devo vedere gli indizi, è vero, che si gioca così questo gioco. Aspetta. No, dobbiamo andare all'acqua. Andiamo all'acqua. Sono caduto in acqua. Perché volevo far vedere. Non ho... Sono un po' diversi. Sono un po' acquosi gli indizi. Non cosa hanno. Li vedi quando li vedi. Beh. Grazie, ma almeno quello. Se non ci fossi tu, gatto. Hanno messo la pioggia. Guarda che bella che è la pioggia. È difficile da descrivere perché hanno proprio un effetto molto particolare che non sto vedendo. Zampillano. Secondo me è finito il DLC. L'evento. Dici. No, finito oggi. Dura fino ad agosto. State tranquilli, abbiamo tutto il tempo. Macro, aiutami tu. C'è un esperto. Io che armi c'ho? Spaghetti, siamo morti. Ah, ok. Ti vediamo, Gianluca, ti vediamo. Ok, però c'è anche la... Che dolore nel buco da dietro me! Da dietro! Riparo, riparo! Sono lì! Ah, porca il mio culo! Asparagli! Asparagi! È una signora quella! L'ho vista la signora che correva! Hai fermo! Dove sei andato? Dove sei? È lì, è lì, è lì! No, perché ho cambiato arma? Cosa ho fatto? Come dietro quel legno rotto? Aia, l'ho visto male! Dietro quel legno rotto, sì! L'avevo visto adesso! Francesco, tu sei vivo? Aia, io sì. No! Sai che devo alzare un po' l'audio di tutto. Perché ci ha uccisi tutti quanti. Ma da dove è quell'altro? Non l'ho mica visto, eh?
Olè. Grazie, Fra. Occhio che no, mi sa che non è solo di fronte. Ah, niente. Aspetta, Non so dov'è. Mi inculo e arrivo. Non ho preso il necromante, mannaggia me. Io non avevo neanche preso il medikit. Non l'ho lisciato! Ma che sono deficiente? Non posso vedere il tuo mio compagno, giustamente. Ma come ha fatto? Non lo vedo più il mio compagno. Ma è uscito in profondità, ma vittimo, ma come cazzo ha fatto? Il fenomeno! Vabbè, niente, dai. Niente. Come si fa a uscire insieme, che non mi ricordo? Basta che fai abbandona partita. No? Torna al menù. Ah, ok. No, l'altra volta non era successo, Fra, che ci siamo separati? Non mi ricordo. Dopo la primissima, credo. Madonna. Niente, abbiamo beccato già il tipo che doveva fare il culo. Okay. Perdonami, Gianluca, il primo messaggio è mi si legge in chat, il secondo messaggio è una domanda a uno che non sono io. Ma... Ah, mi credevo a te, Non credevo a te. Ah. No, vabbè, ma... Chiedevo a qualcun altro, così, a caso. Capito io, però sono un po' di... Ora devo reclutare un altro cacciatore. Vabbè, dai, gatto. Allora, mi prendo la coltelleria. Dove? Di nuovo. Madonna, ma c'ha veramente rotto il culo quello? È uscito questo, sparando? Questo. Boh, o sarà il netcode? Ma è uscito veramente garibaldino quello là. Un bel kit. Vabbè. Di pronto soccorso. E io ho la balestra, quindi non sarà molto pericoloso. Le canzoni erano più belle le altre, però. Ma questa è quella nuova dell'evento. Le altre le trovi tutti su Spotify, sai? Chi è l'autore? Basta cerchi Hunt Showdown, trovi il gruppo che le ha fatte tutte queste e anche tante altre, sono tutte molto belle. Ah, okay. Se non trovi solo quelle di Hunt, trovi anche le altre. Prendo la bomba infernale. Ma perché? Così, voglio sprecare ho già sprecati tutte, avevo 2800, via. Io ho 7000. Io ho 444. Io devo ancora collegare l'account Crytek. Non lo farò mai perché non mi servono, però. Io l'ho fatto. Perché non me lo chiede più, credo. Mi sa che li ho spesi tutti, sì. Tocca farmare. Lo sto facendo. Petrosca, benvenuto. Non ne ho idea. Io gioco a caso. Lo sto facendo. Non so giocare. Quindi non so. Detto che lo stai facendo. Ti dico la verità, non so come si fa. Prova a giocare su internet. Tattici, potrebbe essere anche il personaggio a gratis. Le trappole. Può letteralmente non avere soldi. Beh sì, io ne ho 444, ne compro uno, sono a zero, E poi dopo? E poi dopo vai in quelli gratis. Quello gratis. Ma quello non ce n'è uno ogni quattro. No, tu ogni volta sempre puoi il primo aggiornamento gratis. Aggiornare gratis. Sì, la prima volta aggiorni sempre gratis e ti dà quello gratis. Se vuoi aggiornare un'altra volta perché non vuoi quello, devi pagare. Però vabbè. Un altro modo per farmare la Battle Royale... Però sono delle bestie veramente incazzate. Cioè, se questo qui vi sembrava bravo, nella Battle Royale sono degli dei. Prego, mi dispiace, Petrosca. Spero tu riesca a trovarlo. È un po' nascosta e non ci sono i mostri. Quindi solamente 12 giocatori, tutti contro tutti. Parti senza armi o con un'arma e poi usi il potere per raccogliere i tratti e vicino a un tratto c'è un'arma. Però quindi sono veramente gioco, incazzati. Praticamente. Eh sì, è proprio la Battle Royale, la modalità Battle Royale, dove fai i soldi e se vinci la Battle Royale torni a casa con un po' di soldi e il personaggio estratto, perché ti danno loro un personaggio gratuito e i tratti che trovi nel mentre. È molto bella. Così ti farmi i personaggi. Sì, sì, ti lasciano il personaggio, tu entri lì, se vinci la Battle Royale ti tieni il personaggio, i soldi e le armi che hai raccolto. Molto bello, molto carino. E puoi raccogliere 4 tratti. Ora ho un bel fucilone. Allora, c'è un bel po' di acqua qua davanti a noi, quindi vediamo. Che cosa? Cos'hai? Quella è una trappola, sì. È un goniometro? No. Cazzo, è proprio un goniometro. No, la vedo dura. Il compasso, scusa, non il goniometro, il compasso. Ho fatto 2 anni di disegno tecnico, non mi ricordo niente. È molto male. Fatti male, sì. Non mi... Dai, il goniometro è uguale. Visto che bello il coltello, l'ho shoppato. Quello di pietra? Io no. Gli stiletti il pesce. Sì, esattamente. Sì. Ma scusami. Eccolo qua. Allora, davanti a noi ragazzi. C'è... Davanti a noi, vedete che ha un effetto... Avete sparato voi? Che succede? Sì, ma ce l'ho silenziata. Ma ti ho sentito, vuol dire che non è così silenziata. Vabbè, perché sei vicino, gatto, non peraltro.
Ecco la signora. Effettivamente sprecare colpi è ben indicato, no? Nei giochi come hanno. Ma ne ho mille di colpi. Ne ha mille e uno. Sì, vabbè. Allora, vedete qui davanti a noi, a 165? Vedete che ha un effetto un po' acquoso da lontano, sì, no? Da vicino no. Ah, bello però. È molto bene, bello. Bene, Petrosca, bene. Prendiamolo. E dobbiamo seguire la lingua di gatto qua. Di là, direzione di là. Ah, la lingua proprio l'acqua che esce. Che storia. Sì, e gli indizi sono solo in acqua, quindi dobbiamo andare dritti di là finché non troviamo... Che paura! Che siamo matti? Ma ragazzo... C'è anche il mostro spaghetti o l'hanno tolto? Cos'è? Sì, no, c'è anche il mostro quello spaghetti. Acquatico, dici. C'è. Ma sa un nome quel mostro lì? Ecco. È figlio di puttana, credo che si chiami. Ho capito. Penso, preferisco essere chiamato perché spaghetti. Fa un male cane e ti dà sanguinamento, proprio uno stronzo. E poi ciuccia, rimane lì, continua a farti male da contatto, brutto, male. Sì, è terribile. Dolore. Però non è in questa mappa, credo. Oh, già che ci siamo, prendo anche quell'indizio lì, che i tuoi soldi non li disdegno. Aia. Comunque, no, ho dato una caviglia un attimo. Sono storto di camminare. Che è successo? Chi è? Ho rotto un muro. Ah. Vediamo dov'è coso. La direzione di là, no? Ricordo più. Sento un... Verso di qua, no, mi ricordo io. No, non è quello davanti. Vabbè, perché siamo in acqua. È piccolino, è piccolo, non si siamo vede. Siamo in acqua, magari riusciamo a vedere qua se c'è un altro indizio. Qua non sei per terra. C'è male? È poco poco. Pochissimo, dai. Tanto c'è la regen. Meno male. Dai, proseguiamo verso la fattoria di Alice, dai. Arrivo Alice, faccio una cosa veloce. Fattoria di Alici. Di Alici. Amici, ecco qua. Un nuovo podcast intitolato La lingua del gatto dove blatteri a vanvera. Praticamente una mia qualunque live. L'hai già creata. Prendi tutte le tracce audio e mettile su Spotify. Io non vedo l'ora che con l'IA ci traducano le cose. Così le mettiamo in tutte le lingue. Una roba figa quella lì, mi piace molto come idea. Che così anche gli stranieri possono usufruire del mio contenuto di altissima qualità. Come? Se parli in Veneto mica traduce, dopo devi essere in italiano perfetto, sennò non capisci niente. Perché effettivamente parlo solo in Veneto, tu io che ricordo conosci. Così, io se penso a te che parli sento solo Veneto. Pazza. Occhio il Ghost Rider, non colpitelo, no, non bucatelo, andateci di stanza. Francesco lo sa bene. L'unica volta che ero convinto la mia arma teneva una spada. Là. Ecco qua, ce n'è un altro qui. Olè. Perfetto. Per secondo. Ma quei 0 di 4 cosa sono? Sai che non ne ho idea. Perché prendiamo punti quando prendiamo gli indizi, ma non... Allora, io so che se tu prendi un tot di indizi... Forse arrivando tipo a 100 punti te ne dà uno, perché poi con quei tratti lì ti compri dei tratti in game. E sono i tratti speciali dell'evento, ed è, ce n'è uno fighissimo che ti curi stando in acqua. Ah. Ed è OP da morire. Tratto uomo pesce. Diventi l'uomo pescivolo. Sì. Che pescivolo. No, così anche, insomma, magari stai in acqua ad un... Quello è un tratto rottissimo, infatti. L'ho usato e ero fortissimo. Poi mi hanno inculato meglio loro, quindi... Beh, c'è un po' d'acqua, cazzo, in effetti, qui, Sì. Lo troveremo. Io spero di no. A mare, bro. Dobbiamo andare dritti, però. Non pensavo. Ecco la nostra Earl a mare con gatto. È il buon Erwe. Gatto, ce l'hai la crema? È portata? Tintarella di luna? Sì. Stanno scoppiando robe di là. Vi sento poco, c'è l'acqua rumorosa. Anche a me fa rumore l'acqua, sì. Ah, scusami, per fortuna non mi è mai servita questa tua strategia. Ok. Non vedo un cazzo. Vedete niente no, voi? No, neanch'io, no. Vedo nero, con i miei occhi. Vedo nero. Non capisco cos'è, Enrico. Neanch'io. Un capanno. Ah, grazie. superato o i corvi? Via, non voglio... Ecco, niente. No. Ah, raga, perfetto. Io che mi impegno. E te frega. Eccolo, di qua. Oh, vai. Una barca.
Dove cazzo è sto coccodrillo di merda? Ma dove? Ah, più avanti. Ma arriva, fai un infarto. Allora, sicuro. Scusatemi, è un anfibio o no questo coccodrillo? Secondo me, io ho sempre saputo che l'anfibio sono le rane, le salamandre. Merda, quindi... allora, è qui e c'è gente. Oh, Boni, eh? Come lo vedi? Allora, se tu premi la E, sì, lampeggia di rosso, vuol dire che sei nella zona e c'è gente. Però forse non sono ancora arrivato, l'hanno già preso. Da destra, nord. Sono in zona, semplicemente. Non è che stanno uccidendo il mostro, sono in zona. Mi uccidi la vecchia col silenziato, per arrivo, favore? Arrivo, Tim, no, scusa. No, scusami, aspetta. Ma perché non lo becco? Oh, dopo tre volte è morta. Una mira del merda, Enrico. Ma allora, fammi prendere l'indizio che capiamo dove sono. Io ti copro, Boni, ecco, sentivo proprio dei cannoni. Io da nord sentivo. Ecco, non volevo coprirti così male, scusa, che non li vedo. Comunque è da sinistra. Da sinistra tua? Dalla mia sinistra, sì. Quindi è sud-ovest? Ah. Sì, perché se vedi la lingua lì, va verso sinistra. Ah, ok. Ah, Fra, dimmi dove senti, sono. Senti l'acqua? A sinistra, senti? Quindi, da sud-ovest. Davanti a te, dietro questa casetta sono. Ah, ecco, vedi, da ovest, sud-ovest. Ecco. Dalla mia... Eccolo! Ma che pistola. Dov'è? Enrico, se cambi arma, è dietro sempre la casa, Ah, ora l'ho visto, l'ho colpito una volta, E rushalo allora. Aspetta, se volo dietro, faccio così. Stai attento, Fra, non andarla dietro. Adesso ammazzi Fra. No, no, no. Vai, vai, corri, non lascialo. Rushalo. E dov'è? Non lo so. Sarà dentro la casa, no? No, non c'è. Ma è un mago. È un mago, Gomez. No, come si chiama? Ressami, Enrico. Arrivo. Ma è che l'hai ucciso? Non penso. No. Si mimetizza così bene per terra, È un cespuglio diventato. Era tutto vestito da merda, quindi non potrebbe lo so. Essere però fai in acqua. No, 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 una cura. Vabbè, non mi drogo. No, ho sbagliato. Ma perché hai sparato? Paura. Ho sbagliato, volevo curarmi così. Però non lo vedo io, cazzo. Come è finito? Non te lo so proprio ma dire. Ma mi sa che era andato verso destra, però davvero era... No, a sto punto è corso di là verso sud-ovest, sì. Non è che io ho fatto sanguinamento e non lo so? Che cazzo? Ah, mi ha tirato le palle, aiuto! Eccolo lì, eccolo! Mi sa che l'ho colpito! Ah, ma mi dirà gli sicuro insetti! Sicuro è taggato! Aia, come faccio gli insetti? Scappa via! Ma ha atterrato, però credo di averlo colpito! Infame! Ragazzi, io corro dagli insetti! Bravo! Come faccio? Come si fa? Ok, devi... ti inculi, Enrico, perché mi devo purtroppo quelli aspettare. Ti portano dietro. C'è gli insettini? Ma era là, ma dai! Non li ho più, adesso mi copro un attimo. Era in mezzo alle fra... Oddio, mi scatta il gioco! Oh no. Allora, qua se volete c'è l'arma sua, che non era malaccio, eh. Ok, ora mi curo. Posso cambiarla con l'accetto? No, devo cambiare la palestra, niente. Ma è troppo di caccia. Allora, è bianco adesso. Dov'è il cadavere di sto stronzo? Che volevo saccheggiarlo. Lo trovo. Ma era sempre lui? A me non sì, sì, era sì, era lui. Ma è impossibile. No, sono qua le armi sue. Però non vedo lui. Ah, questa è l'arma sua, questo qui qual prendere è? Il dardo. Ma è sparito il cadavere, è possibile? Perché è? Era frugare il cacciatore, eccolo qui. Sì. Avevo colpito, vedi? No. Allora. Eccoli, danni punti, mo. Eccoli. 14 punti. Uno di 4 c'ho io adesso. Allora, il coccodrillo è da qualche parte qui. Ok. Da qualche parte qui intendiamo di fianco a noi o a un 100 in metri? Acqua. Ah, in acqua. Non lo so, non lo so. Vediamo. Bisogna stare un po' in acqua per stanarlo. Facciamo venire gola. Rifatti un taglietto e metti un po' il cuoci nell'acqua. No, mi muovo un po'. Eccolo, ecco! L'ho vista, corso ecco! Come un matto. Oh mio Dio. Pazzo, aiutami. Amici. Allora, qualcuno deve stare in acqua e stare da Ischia. Tu, gatto. Io sono già stato atterrato una volta. Vabbè, sto io qui. Vai. Mamma mia. L'ho preso. Hai colpito me! Ma c'hai i fulmini! Hai fulmini? C'è anche fulmini i addosso? Fulmini, sì, però non è proprio elettricità, diceva la loro. Ragazzi, voi fate, io corro in giro. Eccolo! Ce l'ha con me! Ho colpito! Aia, che male! Però l'ho colpito, uso la pistola, va che è meglio, forse. Io non ho più vita, quindi se mi colpisci un'altra volta mi incula. Coprati. Eccolo! Ah, mamma mia! Madonna. Come ti ha investito Enrico? Vai fuori dall'acqua! Cambio, cos'è il cambio? Francesco, cambio! Sì, vai! Tu, cambio turno! Francesco, vai dentro! Più dentro! Dov'è? Vai dai, infilati, vai! Non ti preoccupare! Nuota, che ci tocchi! Ci tocco! Oh, ecco. Mamma mia! L'ho preso! Anche ma lui. È una cosa impossibile, ho visto. Io l'ho fatto da solo! Veloce!
Ma che va via lo stronzo. Salva Francesco, salva Francesco. Ok, riesco a farlo di qua. Respiri, Fra. Respiro, sì. Blu, blu. Vengono sparano. Da nord-est, est i colpi. Sì, eh? Ma è bianco adesso. È bianco. Dietro. Oh, ma di nuovo. Vado io. Vieni qui. Mamma mia, come corri. Niente, ragazzi. Non è ci sono io, Enrico. No, sì, mi hai ucciso tu. Grazie. È possibile. Oh, non lo escludo, No, no, no. Fuoco amico. Sì, sì, fuoco amico. È venuto fuori scritto fuoco amico. Sì, sì, fuoco amico da te con la balestra. Morto. Beh, a metà vita. Ma adesso vabbè, è troppo buono. Ma, ragazzi, ma è una tortura questa cosa. Ma cos'è? Adesso, ma mo... adesso diventa pericolosa la situazione. Ma non posso neanche andare in acqua? Corri, corri, no, cura. Vabbè, ma è una cosa impossibile. Hai una curetta, come, Francesco? Come dovremmo fare? Hai una curetta? Ah, ok, ma è finita. La curetta... Sì, ce l'ho. Sparano. Non vengo. A stronzo. Però è lì, io lo vedo, o no? Era lì. Capito, ah, vuoi che magari esci un po' ogni tanto, se stai fermo? Sì, 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 ogni tanto esci un po'. Tendo, Fra, Vai, 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 salvalo. Arriva. Salvalo adesso. Ti prego, Harry! Sono vivo! Cappa! Sono morto! Come? No! Sono come? Morto ero dentro l'elettricità. Manneggia! Ciao, Metaro, buonasera! Fai villeggiatura all'Enel. Ma l'energia guarda, me la sono morto. Eccomi! Vieni via, Enrico, vieni via! Che paura mi hai fatto! È ancora bianco, dai. Si è mangiato due tacche di vita. Io non ho cura, quindi mi... Ecco qua. Così. Eccolo. Eccomi. A me posso sparare a raffica, mica lo sapevo, Buongiorno, allora, scusa, Sa qua che ne prendiamo e tu puoi shottarlo. No, ma va, che... l'ho ucciso, sto caricando, gatto. Bravo, ecco gatto. Qua. Grazie. Come faccio a curarmi le due parti? Vedi che è un alligatore? Vedi che ha il naso da alligatore? Non è un coccodrillo, lui. È un alligatore, sì, sì, perché hanno il muso più largo e più piatto, da quello che ricordo. Esattamente. E poi vivono in questi posti qua. I coccodrilli non vivono in questo tipo di paesaggio. Non lo so, sai? I coccodrilli non sono più in posti caldi come in Africa? Beh, i alligatori sono anche in California con 30 gradi appunto. All'ombra. Vabbè. Però in California è giusto diverso non dall'Africa. Dico, non lo so, però in teoria anche gli alligatori hanno anche i denti, alcuni che escono, altri che si insaccano nella bocca. No, è vero. È vero. Tra l'altro io ho visto un video dove toglievano un dente a un coccodrillo. E come lo toglievano? Perché gli si era rotto tutto dentro, era tutto male, con una pinza gliel'hanno tolto. Ah, c'è cioè, un dentista per i coccodrilli. Mi si chiama veterinario, sì. Veterinario. No. Dobbiamo andare a sud. Fa tutto. Ma allora... Sì, sì, è della mutua anche. In basso a sinistra, sì. E occhio però, perché c'era gente che sparava da sud-sud-ovest bisogna andare. Vero? Sud-sud-ovest, poco est, però sì. Poco west, scusami. Siamo giù, Francesco, che gatto sta giù, mi fido. Ah, giusto. Sente le voci lui. Sente le voci lui? Ma no, avete sentito sparare prima che c'era... è vero, stanno sparando, è vero. La marimba. Oh, ma l'hanno risuscitato. C'era prima una marimba. Cos'è la marimba? E che ne so, ho capito quello che dico. Ok, Sudoku, anche. Prendetelo voi. Tanto il rituale dell'esilio va via molto più rapido. È molto altri, più veloce, sì, l'ho notato anch'io. Devo prendere qualcosa. Vabbè, che ci sta. Di là sono delle case coperte. Sì. Qui sei allo... Ah, ma solo una. Te ne da una sola, te ne da. Ah, okay. Andiamo. L'ho presa io? Sì, l'hai presa tu. Sì. Ma non è che tipo hai più secondi per vedere la gente adesso? Ne ho solo 5. Niente. No, però la taglia del coccodrillo. Poi dopo sarebbe pensata anche per prenderne altri. Vabbè. Quanti punti avete voi in basso a sinistra? 3 di 4 e 24 nella anch'io. Perché aspettate, potremmo andare a comprarci adesso un tratto nuovo a sto come punto, già che siamo compri? Qua. Dov'è il negozio? Qua, vi faccio vedere. Adesso guarda come moriamo. È probabile, sì. Però già pom, che siamo sentiamo. Qua. È che almeno dopo partiamo già più cazzuti, no? Ah, ok. Oppure più incazzati che abbiamo perso tutto. Può essere. Probabile. Nel entrambi i casi è un plus.
Oh mamma mia! Sei stato te, ma te sei un coglione! Non volevo c'ho l'arma silenziata! Becco il barile esplosivo! No, io ho beccato la signora, non so cosa è successo poi. Ma c'è veramente una mira di merda, Enrico, no, cioè, la signora aveva le... No, la signora aveva le due torce in mano. La signora aveva le torce, va. Poi fare era fatta di benzina. Il VAR, ragazzi, il VAR. C'è il VAR? No, il VAR, non il bar, il VAR. Ecco, giuro, aveva le due cose di fianco. Qua era? O è le barchette che si prende? Oh, ma che bello questo un negozio. Un team si è estratto, però non... sono quattro. Oh, cosa fai? Ah, suggellare il giuramento. È stato giuramento il patto primitivo, io non so. Non era quello che volevo fare. Perfetto. Ah, ecco qua, ecco qua, vedete, eccoli qua. Chi, chi? Ah, lo shop. Lo shop, eccolo qui, lo shop. Allora, su. Puoi scegliere... Istinto, implacabile. Allora, ci sono quelli monouso che vi sconsiglio perché adesso stiamo per uscire. Io prenderei quello lì che ti rimane. Il primo, sì, il primo che ti rimane. Ma dobbiamo tipo votare? Come funziona? No, no, te lo compri. Ah, così rientra. E ti dà l'istinto. Ho sbagliato. E l'istinto è... La visione oscura consente di percepire i cacciatori nemici nelle vicinanze. Cazzo, non è male, Cos'è che fa? Vedi, con la visione oscura vedi i nemici nelle vicinanze. Eh sì, questa è la zona. Poi la prossima partita ne possiamo comprare uno monouso. Sono nelle vicinanze, dietro di noi, ragazzi, li vedo. Sì. Col tratto nuovo, allora, li ho visti. Fuori dalle palle, allora. Eravamo vicini vicini, sono due, ne ho visti. Vuol dire che sono a 75 metri. Ah, bene. E li vedevo avvicinarsi, quindi forse... se muoio, ragazzi, è la mia ora. No, perché solo tu, non moriremo perché tutti, sono l'ultimo, no? Gatto, per quello. Ah, vabbè, corri. Sono... Tienili lì e lasciaci vincere. Tanto l'importante è che estraggo io, no? Esatto. Ah, è vero. Noi che altro siamo una squadra. Siamo una squadra. Noi deve sopravvivere. Sì. Quindi adesso la prossima partita possiamo comprare o un altro da uno che ci rimane, oppure... E questi qui non usiamo i punti che utilizziamo per comprare gli altri tratti. Quindi questi punti ci rimangono, questi due di 4. Ah, ok. Ah, ci rimangono. Ah, perché possiamo usarne... Sì. Ah, ok. Solo in game li puoi sono usare, sono i voti, esatto. Questi? O come, no? Scusa? Sì, perché prima diceva due voti vota. Per comprarlo. Ah, il voto. Sì, il voto del coccodrillo. Il voto tipo... Che dell'alligatore. Sì, che però chiamano coccodrillo, mi sa. Ma perché non sono informati, gatto. Magari uno ha visto una cosa, ha fatto un po' tra un coccodrillo. Ma mi hai fatto il dubbio per la questione anfibio o rettile. Ma perché non so se anfibio significa che vive in acqua ed esce. Il coccodrillo è un rettile o un anfibio? Secondo me tutte e due. Ordine dei rettili. No, è un rettile, gatto. Mi hai fatto dubitare. Sono rettili. È un rettile. No, ho capito, però scusami. Anfibio non significa quei che sta sia dentro che fuori dall'acqua? Quello è l'aggettivo. Quello è un rettile. Appunto, è per quello che stavo chiedendo. Però non è un anfibio, è anfibio. Quindi è anfibio, ma è un rettile. Aspetta, che ci dicono. Serpenti, lucertole, coccodrilli, buonasera, e tartarughe sono buonasera. Rettili. Gli animali a sangue freddo aventi la stessa temperatura dell'ambiente che li circonda, caratterizzati dalla pelle secca e squamosa. I rettili stanno al sole per scaldarsi e all'ombra per raffreddarsi. Grazie Jules per i 77 mesi. Invece gli anfibi non hanno le scaglie. Ah, perché non ha bisogno della pelle umida. Un anfibio quindi ci resta secco, letteralmente. Si secca. Se tu metti una rana senza acqua, muore perché si secca tutta. L'anfibio è tale perché vive per un periodo della vita in acqua. È vero, le rane diventano girini. Cioè, sono girini. Ma i coccodrilli gli alligatori ci stanno in acqua per tante ore. Sì, perché poi sono fatte per quello, però la differenza è che gli anfibi non hanno le scaglie dure e i rettili no, ho capito. No, gli anfibi appunto si seccano. Si seccano proprio perché così. Hanno la pelle bella liscia, bella... Però mi sembra comunque una bella stronzata, ecco, il termine anfibio. Povero Darwin, una stronzata, via, finito, lui no, è stronzo. No, credo che sia un problema all'italiano, sai. No, ci sono i reptiles in inglese, sono i rettili. No, ho capito, ma il termine anfibio proprio è fuorviante, perché anfibio vuol dire quello. E in inglese anfibio come anfibio nel senso aggettivo, come si dice? Non lo so. Gatto, allora. Vabbè. Sai le cose, però. Infatti. Adesso voglio informare mentre carica.
I coccodrilli non respirano sott'acqua, trattengono il respiro, perché le rane respirano sott'acqua. Anche le rane non respirano sott'acqua. Infatti, vedi? Okay. Allora, aspetta che mi serve, voglio il tratto, quello per correre meglio nell'acqua. Dove cazzo è? Adesso cazzo io prendo la bomba infernale e il candato di dinamite e voglio fare boom boom. Boom 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 boom. Quello, proprio lui. Adesso lo guardo, aspetta. Era Mafia 2, mi pare, sempre Mafia 2. Bello. Voglio vedere come si dice anfibio in inglese. Amphibian o amphibius. Veramente? Amphibius secondo me è l'aggettivo. Amphibian è l'ordine. Però vedi che già cambia molto rispetto all'italiano. Ho capito, vabbè, ma non è la stessa lingua. No. Certo. Esattamente. È proprio quello che... Gatto, te vuoi un po' troppo. No, però parli la lingua, come si chiama? Dardo da balestra esplosiva, lo prendo. Ci sono, c'è quella lingua che parlano in quattro persone, tipo l'europeo, che è un misto di tutte le lingue europee. Come si chiama? Non lo so. Europeo, sarà. Lingua euro... No, c'ha un nome strano. È la questione del coccodrillo alligatore. L'esperanto, l'esperanto. Che lingua è? È una lingua che... Ah, l'esperanto è famoso, l'esperanto, ma non è, sì. È una lingua internazionale europea? No, è una lingua che la parlano in quattro persone, la più pratica delle lingue internazionali, che le unisce un po' tutte, sarebbe per unire tutta l'Europa, le lingue latine, secondo me. Dovevo, ma non se la caga nessuno. Non se la caga, sono quattro. Considera. Perché c'è l'inglese. A parte quello che non si è concretizzato, vedi, giù la nostra esperta. Comunque, il termine anfibio non vuol dire significato di anti, doppio e bio, che significa vita. Ah, no, vuol dire questo, ok. Tale nome è dovuto sia al fatto che il ciclo vitale degli anfibi prevede che almeno una parte della vita dell'animale venga trascorsa nel mondo acquatico, sia al fatto che la maggior parte delle specie presenta una fase larvale dall'aspetto piuttosto dissimile da quello della fase adulta. Ho capito, però scusami, il termine anfibio è fuorviante, perché nella lingua italiana vuol dire che va bene sia per l'acqua che per fuori dall'acqua. O no? Allora, l'aggettivo forse... aggettivo di organismo che può vivere sia in acqua che fuori. No, ho capito, però se tu ti compri gli anfibi, no, che sono gli stivali, e siamo sempre lì, ci sono anfibi. Gatto, chiamalo così, non rompere le palle, chiamali anfibi e rettili. Come dicono no? Come no? No, non li usi gli anfibi? Beh, neanche io non li uso gli anfibi, abitualmente. Ma non ama stare fuori dall'acqua, infatti. Sì, però si secca una certa. No, allora, anfibio l'aggettivo è che può stare, che è un qualcosa che sta sia in acqua che fuori. Gli anfibi... No, ma non mi hai ridato... Ho solo quattro frecce, ma sono uno stronzo. No, non è proprio ma... Ah, però se premo la X ne ho altre. Ho capito, okay. Interessante. Ah, guarda che veloce che faccio. Vabbè, veloce. Vedi? Il tempo che tu cambi, siamo morti io, te e Francesco. Ah, ho anche questo adesso. L'ho rubato a quello di prima. Un pipistrello. Pensavo un pipistrello anche io. Cos'è? Dove l'ha preso? Ma cosa volete fare? Volete andare dal porco o farsi un altro coccodrillo? Come preferisci? Vai, mi fido di te, gatto. Sei uno che farma su questo gioco. Mi fido di te. Infatti. Facciamoci un altro coccodrillo, vai. Allora, che è la roba speciale. Ma lo stiamo se andiamo studiando, dritti, però possiamo comprare un altro tratto dritti da due monouso. No, le rane le chiamiamo waterproof, così non facciamo confusione. Perché tu mi dici anfibio la specie o anfibio l'aggettivo? Ma quando tu dici anfibio, io non è che ti leggo nel pensiero, so che cazzo no, stai dicendo. No, però tu dici, non dico anfibio e poi sto zitto. Ma infatti, ho comprato degli stivali anfibi, ho visto un animale anfibio. No, certo, però un animale anfibio, se tu definisci aggettivo anfibio, anche il coccodrillo può essere definito anfibio come aggettivo. Secondo me no, ma dici... No, perché deve proprio passare una parte della sua vita in acqua. La rana, fosse... la rana allora, è un anfibio ed no, è anfibio. Allora, per essere la specie hai ragione tu, ma per essere definito un animale anfibio come aggettivo, teoricamente può stare anche in acqua, quindi lo è un anfibio. No, certo, tu certo. Devi distinguere che allora se tu prendi la rana è un anfibio. Oh mamma mia, perché ce l'hanno messo? Ma quanti siete? È un anfibio. Dov'è la testa che non la vedo? Oh mamma mia.
La rana è un anfibio, ma è anche anfibio. Devi metterci lumina. La pasta come il ciclo vitale da girino, intendi, in acqua. Sì. Qua, ragazzi, ci sono i tratti da due, c'è. Oh, da due. Niente. Sono anche le munizioni, se le volete, qua, Munizioni specializzate. Mi è dato implacabile, che è? Il monouso. Monouso, il cacciatore però non perde il blocco di salute quando viene atterrato. Buono questo. Così buono, se mi restate non ho perdo. Pigliamolo. Ah, tre voti. Inganno della morte. Alla morte. Ah, vedi, Solid allora mi dice che diventa anfibio coccodrillo quando diventa stivale. Di tutto vero, senso. Quello può essere vero, hai ragione. Bella, mi è piaciuta, bella. Oh, porca puttana, gli stronzi! Ma i spaghetti! E niente. Che brividi mi sono venuti. Sì. Brivido della pipì. Ma fa più paura questi del coccodrillo, comunque. Se parliamo di animali, gatto. Sì. Ma secondo te i dinosauri sono esistiti? Penso un sacco i fenicotteri a me. Oh, aiuto Francesco, questo è il karma! Aiuto! Vedi a dire le cagate? Ma salta, no! Ma perché mi ha bloccato? Mi blocco ovunque! Perché ti sta mangiando! Ah, mi tocca! No, secondo me comunque non sono esistiti. Tanto dobbiamo andare dalla parte vostra dove... Perché devi darmi delle delusioni, gatto? Non è una zona Francesco. Dobbiamo andare dalla parte opposta, t'ho detto! Ma... Scusa, dov'è? Anche da gatto. Subito. I fossili sono stati messi da Dio lì per mettere alla prova la nostra fede. Oh no, Ah, ok, ne avrei in giro. Grazie, gatto. Era una barzelletta. Ed è una cosa che è stata detta, tra l'altro, non me lo so nemmeno. No, io sentivo un tipo che mi faceva troppo... Io sentivo Dio, pensavo mi dicessi che... Non ancora. Scusa, ma di qua non c'è acqua, che cazzo... Ma sarà molto più in qua, forse. Magari. C'era un tipo su TikTok che spiegava di come dall'inizio non c'erano niente, poi magicamente sono usciti ovunque i fossili, quindi la gente li ha creati per fare soldi, li montavano a caso. Beh, quello è vero che li montavano a caso. Certo, perché non sapevano come erano fatte, come erano girate. Ci sono alcuni dinosauri veramente montati a minchia che forse potevo fare un lavoro meglio io. All'inizio, adesso no, guarda lo spinosauro. Cosa vuol dire? Guarda lo spinosauro. Lo spinosauro negli anni all'inizio del Novecento era un T-Rex con la cresta, ora è tutt'altra cosa. È vero. No, l'ha montato al contrario. Ciao, Pica. Avete sparato voi? Non penso. No, si dà anche uno morire perché ho sentito un rumore. O eri tu col coltello? No, ho ucciso. Ah, ok. Era da destra, quindi da qua. Presente mi hai ricordato che devo dinosauri... guardare la fine della seconda stagione gatto, anch'io però del mondo preistorico. Ho disabilitato l'Apple TV. Rifatelo, scusa. Ma costa i soldi, non mi va. Solo... Ma costa 5 euro al mese. Lo rifarò allora. No, non costa strocca più 5, quello... costa 7 forse adesso. Ragazzi, c'è un tratto qua. Ah no, ma è da comprare. No. Trocca quello sì, di sì, Pigel, le ho scritto, mi ha detto non c'è problema, non ti preoccupare, fai come vuoi, mi ha detto in pratica. Io vorrei guardare Ted Lasso, mi sa che mo che salgo una volta. Quello merita, guarda. Merita molto. È anche finito, te lo puoi guardare anche tu. Ah no, io quello lì non lo tocco. Vai Harry. Arrivo. È già morto così, due colpi. Bravo, i tuoi colpi anche... sono OP. Ho anche i colpi velenati, Non mi piace quest'acqua, non mi piace. Sono un non killer. Ma... Guarda che brutta pioggia, guarda che pioggia che viene fuori, guarda qua che giornata. Secondo me è qui il coccodrillo. Dov'è il bagnino? Dov'è la bandiera bianca? Non si può stare in acqua così, pericoloso. Pensa al lato positivo, non ci vede nessuno con quest'acqua. Stilla. Beh. E noi non vediamo nessuno. E pensa, può pure peggiorare la pioggia. Bene. Mi piace un sacco che l'hanno aggiunta così. Oh, è qua, ragazzi. Mi fa male. È qua? È rampeggia bianco, quindi dovrebbe essere da ste parti. Diamo un'occhiatina. Io da quando so che i dinosauri ecco, sono... Oh, mamma mia, no, ce l'ha come ce l'ha... volevi, pezzo di merda? Qualcuno di voi mi ha sparato. Però. L'ho distrutto, ragazzi. Non l'ho esploso? Cazzo, l'hai distrutto veramente? Sparate. Non posso, sto caricando. L'ho scoppiato, ma non si è fatto niente, non si è fatto. Ricarico e lo distruggo appena esci di nuovo. Ma l'hai spaccato alla faccia fortissimo, scusami. Ho tipo 7 colpi velenati. Vado io. 7 vai. Colpi. Tielo vicino, tielo vicino. Sparagli. Vai. Non l'ho ucciso. È morto, mi sa. No, ma che c'è un quarto di vita, c'è. Allora, cos'è che spara vado lì. Non esce, non gli fai ma non l'ho caricato, gatto. Ma spara dove? Metto un pochino io. È qua. È qua. Non l'ho beccato ancora. Ho fatto male da solo con l'esplosivo. Oh, è morto? Sì. Bravi, 2 su 2.
Oh, perché adesso allerta, mi raccomando, allerta. Ho anche ah, mi ha dato un coso in più, rigenerazione mi ha dato. Ok. Però allora, loro sono vicini. È fritto, lo mangerei il coccodrillo, eh? Anche secondo me è un pochino. Ma per me anche la piazza. È un pochino stoppaccioso perché è bello. Sì. È bello tamugno. È muscoloso lui. Bravo, quello volevo dire, sì. Come si vede che lo fanno. Fanno marinare un po'. Hai visto che è una morte un po' teatrale il coccodrillo? Sì, ha fatto. Insultato il cielo, poi è morto di schiena. Perché? Bravo. Allora, stanno sparando molto. Io devo trovare delle munizioni. Cosa facciamo? Andiamo a nord-est o scappiamo a sud-ovest? Io andrei a sud-ovest per confondere i nemici. Ce la facciamo un po' più. Non lo so. Vi ricordo che con la vista adesso possiamo vedere a 75 metri se c'è gente. È vero, è vero. Vediamo se c'è qualcuno. C'è nessuno. Non mi sembra. No, no, non c'è nessuno. In realtà adesso stiamo superando. Sì, tamugno vuol dire bello compatto, il loro. Bello fico. Per volendo possiamo rubargli l'uscita, secondo me. Vuoi fare un'imboscata? No, non per uccidere loro, per rubargli l'uscita, per andarcene via prima di loro, semplicemente. Che siamo più vicini a nord-est. Vogliamo provare? E se ce li becchiamo a metà? Ma loro sono al 70%, noi al 90%, eh. È vero, più veloce del nostro, è vero. Allora facciamolo. Dai, prende uno di voi, prende uno di voi. Vai, Francesco. Ma lo prendo. Quindi adesso. A nord-est, giusto? Yes. Nord-nord-est, di qua. Esattamente. Vamos a bailar. Come dice? Nah, è la vita buona. Anche perché se ti amo sparare, no? E quindi per me c'è gente lì. Beh, che se li vuole inculare quelli, quindi dovranno pure combattere e poi per saranno uscirne. Tutti lì, perché c'è solo quello di obiettivo. Obiettivo, ottimo. Beh, no, loro vedono noi sulla mappa, mo. Però ormai che sono lì. Vedono Francesco. Vedono me, vedono. Ah, metti in posa, non c'è mai. Fa le foto. Delle foto. Vedi, sì. Due munizioni le volevo, però mi sono rimasto un po' malino. Due, eh? Due giusto per avere. Guarda che c'ha. Oh. Bravo. Vieni qui. Non fermatevi. Devo ammazzare Harry. La gente. Oh, mi sa che non l'ho sei ucciso. Il mio Pokémon, sei. Ma. Cosa ha detto? Cos'è il Pokémon? Aveva un po' di fame, quindi ha detto che è il Pokémon. Sono un signore con la valigetta. Non mi toccare. Oh, mamma mia, c'ho il potere, ma. No. Ha smesso di piovere, occhio che se sparate si sente tutto. Vabbè, ma anche prima, No. Che cazzo, con la pioggia, ma che cazzo senti? Oh, qua c'è un qualcosa che luccica? Non ti so fermare, Enrico. Dai. È una sega. Dove cazzo è l'uscita? Sono al traghetto, sono al traghetto. Vai, vai. Arrivo. Che passi pesanti, Francesco, sento dei soli tuoi passi, scusami. Perché sta portando via un pezzo di coccodrillo. Hai ragione, scusa. Olè. Ho fatto un modo carino per dire, metti da dietro. No, abbiamo messo gli scarponi che sono fatti coccodrillo. L'ha presa molto piano, eh. Ma io penso, ai lati, attenzione, stai giù, gatto, vieni qua giù. Ma io non vedo niente. Io vedo dei fulminini. Sì, i fulminini sono dappertutto, però. Ah, allora niente. Pensavo fosse tanta gente. Ma siete voi, siete. Pensavo fosse tanta gente. Oh, intanto 2-2 vinte, eh. GG, ragazzi. 2-3. La prima, insomma. No, la prima siamo usciti. È vero, io mi ricordo. Abbiamo illustrato la mappa. La seconda, diciamo. Tanto adesso ho le cuffie, eliminazione del rumore. Quando gioco da solo a questo gioco faccio degli urli che veramente mi cago addosso. Perché l'audio è proprio tutta un'altra cosa. È veramente terrificante. Non che prima il gioco fosse una passeggiata, però. In effetti, se ce l'hai bello sparato in cuffia. Per ogni ma devi, cosa. Perché sennò non senti. Non senti passi, non senti, no? Eh sì. Olè, quanta io azzardo roba. E mi compro anche una curetta, dai. Io tutto prima che compro. Basta, però tu. Io non ho comprato ancora niente. Aspetta, che mi metto il tratto. Mi metto il tratto. Ah, è vero, posso mettere anche i tratti. Fa vedere. Sì, ma l'avevi mica messi? No, prima no. No, quello lì no. Ah, no, aspetta, io ce l'ho ancora, però. Ma me lo toglierà il marinaio, adesso. Quello che mi dà la rigenerazione in acqua.
Ma bellissimo, io c'ho l'implacabile, però mi sa che me lo togli adesso. Ma non perché è, non lo uso? Io non lo posso. Ah, ne ho 4. Sì, ma infatti... No, il marinaio non lo puoi prendere, lo prendi in game. Però mi è... Ah, ok. Ah, sì, idea, sì, c'è ti un rifà vedere qua in alto, però... esatto, sono quelli... Cos'è il sottoscrivente? Aumenta il 10% i punti evento. Attenzione, se dispone di un cacciatore con questo tratto, dopo la conclusione dell'evento, il tratto verrà rimosso. Ah. Però non è male. Carino quello lì che ti dà più... Però 6 costa. Mm. Esangue. Bello, sanguinamento non aumenta, questo lo prendo. Il facchino lo voglio. Facchino? Dimmi e... che tratto medico. Questo. E poi... Ah, io c'ho il negromante, il segugio, il passo dal ligatore. Resilienza viene aumentata, viene rianimato col massimo della salute, quindi... ho preso anch'io appena adesso quello. Io ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, sì. Già ce l'ho? Mica, mai avuto un PG così forte, ragazzi, mai. Ah, madonna. Ok. Tempo di ricarica ridotto per le balestre, dai, Gatto, io il massimo che ho fatto è entrare, vincerne una se riuscivo bene. E la volta dopo morivo sempre, non ho mai vinto due di seguito io, Dai. Ma come non hai mai giocato con me? No, forse una volta. No. Forse in passato. Sì, in passato. Vedi? Oh, scusate. Se ti sbrighi. Scusate, pensavo di essere... Ecco perché non ti ha più chiamato. Ecco perché ci mettevo un po' a partire. Perché devo un po' partire. Hai una fretta. Poi arrivi in ritardo. Goditi e... l'atmosfera, i canti, le cose, la musica. Ah. Fucile della Geek. Che fa? Siamo solo a mercoledì, tra l'altro. Ma scusate, sì. Ma Lino, quanto rimane su? Allora, mi aveva detto tutto il mese. Perché mi ha detto no, ci vediamo, l'ho mica più sentito, pensavo fosse morto io. Mi è venuta questa curiosità. Cosa si è fatto il concerto? Lì da... E si è fatto il concerto, infatti ho detto se vuoi ci vediamo sabato sera, e mi fa no, sabato sera sono al concerto dei Rammstein. E ho detto vabbè, se vuoi ci vediamo domenica, è morto credo. Sta un mese. Sta... Non so, vabbè, domenica sarà morto, poi non so, deve andare a vedere gli uccelli, deve fare bird watching. Bello. Ma dove lo e fa? Quindi... E allora, tutto. Se vai allo zoo, vedo anche io gli uccelli. Li ho visti anch'io. Devo fare le live here, perché l'ho già fatta ed è andata bene. Poteva andare meglio, ma è andata bene. Era in giro per le paludi lunedì? Com'è? Detto che si è perso un macello. Ma tu, cazzo, non mi ricordo. Te. Sì, ha funzionato benissimo. Te non eri andato allo zoo, al parco di Verona, però non eri entrato? No, perché c'era la coda. Ma veramente. Ma si è andato, scusami. Siamo arrivati un po' tardino. Ce n'è uno qua. Siamo arrivati, che sarà stato mezzogiorno. Allora sì. Ah, ma io sono andato domenica. Tre ore, Tanto tranquillo, bello, me lo sono divertito. Sì, a che ora sei arrivato? All'apertura, a 9:30. Ma che ora sei partito? No, ma ero già davvero, ero già un chilometro e mezzo. Fa culo, grazie al cazzo. Vabbè, uno parte, comunque ci metto 2 ore e mezza a arrivare lì. Io uno parto alle 7, arrivi. Però noi abbiamo anche il SIF da portare fuori, mille cazzi, okay. Cioè non è prendo e vado, sennò sì, sai che pacchia. Portalo mentre vai là. E non me lo posso portare là. No. I cani li ho visti là però, Però non puoi andare dentro lo zoo col cane. Lo devi lasciare nella gabbia e mi dispiace. Ma non no. Sì, no, sì. Io lo metto nelle regole. Vedevo... Allora non le fanno. Le non le rispetto. Non le rispetto. Io vedevo dei cani in giro. Sono lì col safari. Una tigre mi attacca perché c'ho il cane in macchina. Vaffanculo. Ah no, io non sono andato nel safari. Io sono andato a piedi nel coso. Safari, e lì forse frega. Possono andare nel safari la parte figa. Scusa, sì. È lo zoo safari. Non sei andato al safari. No, è il parco allora... Natura Viva. Io non safari e poi nella mappa è enorme il parco. Zoo il safari è... si chiama Zoo Safari, no, parco non, Natura Viva. Non si fa, non si chiamano parchi diversi. No, io l'ho visto almeno Francesco il parco. Non so, sono stato a aspettare. Non lo devi dire a me, lo devi dire a lui. Ma io ci sono stato, non ci sono ristato, ma io ci sono stato. Ma anche se ero già stato una volta. Ma è molto bellino. Sono stato con Moro, avevo Moro in macchina se non sbaglio. Qua c'è roba, No, io la c'è prima volta sono andato nel safari, però mi ero rotto le palle che non vedevo niente e ho detto non ci vado più. È sbagliato. C'erano le iene, ma ho visto una iena, la tigre non l'ho vista. Qui c'è roba.
Ah, è vero, sono tutti quanti. Ma da quello, quello di Ravenna, faccio prima 20 minuti e si vola. È rimasto solo quello da 3. Però mi è rimasto quello monouso a me. Come mai? Sì. Boh, ma non è che è una cosa che usi te, che devi fare? E come funziona? Ah, che... Non è che... No, ma... Non lo so. Ma qual non è? So, come so, funziona non... quello che abbiamo preso? Non ho idea. Perché magari è una cosa che si attiva quando muori oppure quando aspetta, dove cazzo è che siamo partiti? Dov'è che c'è dell'acqua di qua? Ah, boh. Perché stiamo andando un po' a cazzo. Non era anche quello che avete preso? Quello che se morivi rinascevi con tutta la vita? No, ma quello è un altro. Eh no, perché... Però no, nessuno di noi è morto. No, secondo me... Oh, ragazzi, c'è lo stronzo. Oh, mamma mia. Corri, Francesco. Oh mio Dio. Bravo. No, ma lui ti ha beccato. Non avete messo il cazzo dell'allegatore? Che vuol dire? Ho messo io. Cos'è che devo fare? Oh, sparano. Porca miseria. Siete dei matti. Avete sparato voi? Non lo so. Eri tu, Francesco? Ho sparato al coso perché... Non ho sparato però. No, ho sparato dopo. Ci ho sparato mo che mi hai sentito, prima no. Oh no, quindi ci hanno sparato ma sono delle pippe a mirare? Stai dicendo questo? Sono come te allora. Perché? Io però non vengo più a giocare, eh? Spara bene. Ma ho fatto fuori uno prima, quasi. Quasi. Beh, ho sparato, l'ho beccato una volta. Bravo. Faccio manda, eh? No. Un pochino. Ma anche a metà trattino. Allora, ho perso... Ah, di là ce n'è uno. Okay. Ah, di là... Ah, è più alto quanto è invisibile in confronto all'altro. Eh sì. Ma poi quanto rottura di cazzo seguire gli indizi per la mappa. L'ho perso. Dov'è che è? Di qua. Adoro la pioggia. Oh, oh, oh! Mi è diventato l'occhio arancione qua. Anche a... Cosa è successo? Che occhio, che occhio. C'è gente non lo vedo. Da qualche parte. Sì, sì, di qua. Se guardo verso di là mi lampeggia l'occhio, eh. Anche a me lampeggia. È vero? Allora c'è gente, dai. Occhio, eh. Sono giochi preziosi. Ma allora, scusa, non erano i fulminini di prima? Allora era proprio... No, i fulmini sono quando uno ha il... la taglia. Allora prima non vedevo niente. C'è l'allergia, Vedendo di là, ok. Siamo nascosti e camperiamo. Non dovranno prendere anche loro l'indizio, no? Sì. Può darsi. Tanto lo prendo. Dobbiamo andare di là. Che paura, dov'è? Secondo me è dietro questi tronchi. Io vado, eh. Vai. Proteggetemi. Sì. Vai. Vedo un cazzo. Perfetto, bravo. È tra la pioggia e tutto. Però sono a 75 metri, sono tanti 75 metri effettivamente. Beh, non lo so, eh. Ah, mi hanno colpito. Non so da dove, non lo so, non me lo chiedere che non lo so, mi nascondo qua dietro io. Forse da dietro perché ero bello coperto, non vorrei che veramente fossero dietro. Ma dietro dovevamo noi prima, quindi. Eh sì, non vorrei che... Ma mi pare strano però. Sai che mi curo tutto? Non ci hanno visto. Ah no, lampeggia proprio dappertutto. Allora, lampeggia quando sono proprio vicini. Perché forse ero bello coperto dai legni un po'. Ero per tre quarti coperto, quindi me sono dietro. Però sono delle pippe, dicevi, no? Non lo so. Se sono sempre quelli. Ma mi hanno quasi one shottato. Quasi, però. Quasi. Ma se io se io faccio così che c'ho il cecchino, anche io, testa di cazzo. Ce l'hai il cecchino, vai. E vado qua su, faccio di qua. Vedo un cazzo con sta pioggia, dove sono? Manco io, vedo niente. Non si vede veramente niente. Che facciamo, ci leviamo? Vai, se erano dietro. Vai, andiamo via. Perché scendo, aia, arrivo. Ah, proprio scappati via voi, io lo vado a vedere un attimo, 3 secondi, giro, ma è pieno di gente, ragazzi, è pieno di mostri. Di mostri, vabbè. Andiamo. Corri. E ora corro. Chi è, signora? Non bisogna... Chi è, signore? Tentennare, se non capisco. Ma chi tentenna? Mazza, come piove, eh? Ma vi stavano inseguendo... Che bello, mi sento più fresco Irla, mi sento. Io corro. Corri, vi siete mai trovati sotto un acquazzone del genere? Gatto, sì. Lo dici a me, per favore? Perché? Giusto! Beh, gatto, ho avuto l'acqua in casa un mese fa, scusami.
Vabbè, ma mica eri sotto l'acqua. Ho capito, però... Vabbè, ma il punto è, ti sei mai trovato a piedi sotto un acquazzone del genere? Sì, una volta successo ero fradicio. Mi sono lavato. Che poi sai, tutto quello ti rassegni, tira vendolo... Sempre la solita cosa, tira troppo vento e l'ombrello si gira, quindi proprio l'ho lasciato volare per l'aria. No, io l'ombrello non lo uso più, mi dà fastidio. E cosa usi, l'impermeabile? Niente. Niente. No, niente. Te ne sbatti le palle, tu tiri dritto così. Sì. Beh, allora, se devo uscire con Sif, sì, mi metto la giacca col cappuccio, l'impermeabile. Poi dipende da quanto piove. A me non sta il cappuccio in testa, mi va via col vento, con le cose. Lo puoi chiudere. No, io sto il cappuccio che non si chiude. Prenditi una giacca nuova, Enrico, che ti devo dire? No, poi non è la giacca, è... Sono il cappuccio. Non so il kiwi, c'ho tipo... ho il piumino d'inverno col cappuccio. Solo che il cappuccio del piumino è fatto col piumino dentro e quindi vola via facile. È vero, non c'è l'elastichino. No. No, gli ombrelli... secondo me abbiamo corso troppo. No, sono... quelli sono NPC del cazzo, che rompo le palle. Grazie Termos per il cazzo! E sparano. Oh porca di quella puttana! Che è successo? Dei cani. I cani? Ma dove sta? Oh! Incazzato Francesco! C'è gente! Dove? Ma morso una chiave. Qua mi sono avvicinato qua e mi lampeggia l'occhio, attenzione. Arrivo che lampeggio anch'io. Oh miseria, la signora! Liscio! Poi non so se mi lampeggiano da davanti o da dietro. Perché dietro non penso, dai. Noi siamo dietro, saremo un 50 metri, un 40. Premete la E, vi lampeggia il cazzo? Sì, il cazzo, sì. No, gli occhi sì, cazzo. Poi contro... Sì, lampeggia. Okay. Potrebbero essere... Oh, io! No! Sparano di là! Qui! Qui dove? Di qui, ecco, nel ponte, ragazzi, il ponte. L'ho pingato. Ti è scemo! Non ci ho preso, che figura di merda! Faccio il giro! Aia, ma perché ce la prende con me? Tenetili lì un attimo. L'ho colpito? L'ho colpito, è qua. È dentro il ponte? No, sto pingando, sta andando lontano, però l'ho colpito. Grazie al muflone, rinnovo chiedo la ma di dove? Oh mamma mia, tanti auguri. Cosa è successo? Tanti auguri al muflone. Mi sono fatto male da solo, ragazzi. Non lo vedo più, mi sa, Web per i socialoni. Uè. Bestia, cos'era sto sporco puttana? Sono morto. È lì. Mamma mia. Ma era vestito di alligatore lui. Oh, è morto. Bravo, Francesco. Arrivo, gatto. Sparo 8 colpi, sparato. Era vestito di alligatore quello là. Ma lui è un fico. Si vedeva da come impugnava il. Usa il potere, fucile. Francesco. Vedi un po' se c'ha il cazzo torbido. Non lo vedo più il cazzo torbido io. Ok, perfetto. Aspetta, io ho tirato su. Dove è morto? Vedete se mi serve qualcosa da lui. Ora lo frugo. Aspetta un secondo che... Vabbè, sono full vita adesso, fortunatamente. Madonna, quanti consumabili. Pieno. Ok, di qua dobbiamo andare. Ho la cosa che fa i scoppiettini. Cazzo, buonissimo quel tratto là. Mi avete tirato su, sono full. Cioè, sono full vita, tutto, niente, no problemi. Il mio per può sempre. Essere. La residenza è bellissimo, sì. E poi in realtà potevamo farlo anche da lontano. No, da lontano lì? Paghi un po' di vita per farlo. Ed è il negromante. Però se si combinavano, da lontano nascevi full vita. Non lo so. Vediamo se il mio cazzo si illumina. Non so se fa l'effetto. Non si illumina il mio cazzo. E stiano zitti. Comunque gli ho sparato, ma. Un bordello. Oh, porca miseria. Tira cortissimo con questa balestra esplosiva. Perché uno dei tre comunque mi posso comprare il tratto da tre, perché adesso ce l'ho, vedi un po'. È vero, tutti possiamo comprarlo. E mi ha dato inganno della morte. Cos'è? Non lo so. Non perderai il tuo cacciatore nemmeno se non riuscirai a completare l'estrazione, ma l'attrezzatura e i blocchi di salute mancanti andranno perduti. Dai, buono. Bello, se ti one shottano torni come prima. Buono. Mi curo. Olè, via. Che bello il mio Akimbo caricatore. Ah, di qua ma ragazzi. Ma con il negozietto così è molto più bello il gioco. Però è solo durante gli eventi, non è una roba che rimarrà fissa. Cani, basta, sti cani. Solo poco. Bisciottati, sti due scemi. I tracking game? No, sono dei punti che sai non so come si fanno. Non ho capito, non l'ho capito. Cioè... Ecco. Allora, c'è gente anche qui. Ma no, quanta gente arrivo. Oggi?
Cappella della Madonna Noir. Francesco, usala e dimmi se c'è gente lì. Quasi. Io li vedo. Io okay. Vedo il cazzo illuminato. Pure io. Arrivo. Eccomi. Però non vedo niente. Lo sappiamo dopo. Ma c'è la nebbia, c'è tutto. Potrebbero essere vicinissimi come lontanissimi. Gli uccelli li ha spaventati qualcuno? No, da io di là, no. Ragazzi, sono. Verso dove? Ah, là. L'ho taggato. Ok, sono partiti gli uccelli. Magari mi sbaglio, ma li ho visti lì. Hanno sparato? No. Io ho aperto una finestra. Una porta. Una finestra. Raccogliere l'oggetto. Cosa raccoglio? Ah, non la voglio, l'accetta, grazie. ma secondo me sono lontani. No, lampeggiano. I mostri possono far volare gli uccelli? No. Non io andrei credo, a vedere sai. Lì magari nella torre. C'è qualcosa lì va da bene. Vedere. Vediamo dall'alto, non lo so. Magari sono in questa zona qui, I fatti arancioni. Vediamo dov'è il posto. Ok, più lontano, niente. Ma quanti sono, mamma ragazzi? Mia! Ma sono tantissimi! Massali! Come fanno paura tutti insieme un po' di... Aia! Aia, che dolore! Le chiappe, aspetta, ma che paura le papere! Spero che non ci sia il mostro da sopra. C'è gente, io ho paurissima qua, No. Chi è che l'ha usato sto coso? Andiamo su, tutti su a... Così tutti che non... su? Una bella bomba. Granata, finiamo male. Ma tanto non si vede. Allora, io non vedo una Madonna con i miei occhi da elfo, ve lo faccio sapere. Va bene. Infatti stai cercando delle persone, mica la Madonna. Cioè, avrai la catarata da elfo, che ti devo dire? È ancora arancione. Hanno aggiunto roba al gioco, yes. Hanno aggiunto il coccodrillo, che è un alligatore. Per questo uno lo chiama alligadrillo. Non penso esista. E non penso esista, l'ho appena creato. Ah, beh, sei il ligre. C'era l'igre, esatto. O il tigrone. Allora, ragazzi, c'è il coccodrillo qua e qualcuno che lo sta accoppando. Si dovrebbe sentire. Perché è rosso, come tutto fanno, rosso. No? Come si fa a non sentirlo? Esplosione, lui. No, non l'hanno ucciso, lo stanno... Eccoli qua! Li vedo! Eccolo lì! Solo che non ci prendo. Uso... L'avete visto lì? No, non vedo niente. Io ho visto... Eccolo là! Eccolo! Colpito! Io no, però ci ho provato, C'è quello... Ma sta signora, bastarda, stia zitta. È dietro questa casuppola. Prova a fare il giro da di qua, Guardate che giornata che è venuta fuori qui. Non posso salire, che palle. Salto, niente. Aia. Ah, ma nel fango vai molto più lento, mamma mia. Spara a me, vai. Allora è morto. Morto? Sì. Era da solo? No. Ok. Come no? No, c'è ancora dente. È ancora rosso. Attenzione, potrebbe essere ovunque. Dietro di voi, ragazzi, dietro! Ah, anche dietro di me mi hanno sparato! Ma ce l'ha con me! È a sud-est! Sono avvelenato! Anch'io è sud-est! Non vedo niente, sono matto! Non vedo niente, vado fuori di testa! Ok, là, qualcuno ha lanciato una bomba! Io. Ho sparato così per un diversivo. Okay. Ma perché ricade come legge a me il COD? Dov'è che non lo vedo? Qualcuno l'ha visto? No, era sud-est, sud-sud-est, una roba del genere. Sud-sud-est, okay. da lì. Oh. Hanno provato. La distanza non nada. Dovrei prendere. Ciao Stefano, buonasera. Tutto bene? Io volevo rubare la roba a sto stronzo. Guardalo. Ok. Bon. Poi mi chiama a metterlo. E che frugo. Cos'è uno scatto freddo? Ah, la cura. Mi ha dato una cura, bene. Ho lanciato sbagliato. Ok. Non lo vedo. Ecco, sta pioggia, cosa vuoi vedere? È ancora da vicino, sì. Posso dare fuoco al suo amico, volendo? Se riesco. Non sarebbe male, se puoi farlo, dov'è, sì. Dov'è? Levati, gatto. Munizione, no, vai. Ma mai preso? Com'è possibile? Levati, io t'ho avvertito. No, vai. Attento! Chi è stato? Ho visto un fumo lì vicino. Qui, dove? Boli di fianco alla casetta, c'era il fumo nero. Non so dove... Non è secondo te? Quindi forse... Chi ha sparato? Io, ma non so, è lì dietro, è palesemente sì, lì è dietro. No, è dietro, sì, dietro questa dietro casa. La casetta? Ok.
Okay. È solo che lascio il barile, per questo c'ho paura. Fai così. Sei lontano, Fra? Esplode? No, non esplode. L'ho ucciso! Bravo! C'ha un medico che tu. Beh, GG, gli ho sparato con una bomba. Ragazzi, c'è ancora gente, tranquilli. Ciao, Trium, non è finita. Eccolo! Lo Carlo. Lo vedi? Sì, l'ho visto. Sì, sì. È lì, sta correndo via. Preso! Morto? Ma che sfiga. Ciao, buonasera. La seconda volta, ma la prima gli ho fatto malissimo, eh. Gli rovino la vita a sto stronzo. Ma dai, non lo becco più, l'ho beccato prima. Dov'è che è? Ma non lo becco, è qua davanti a me. Lì davanti, gatto, è lì. Ma io non so dove è davanti. Lì davanti a te. L'ho ucciso. Bravo. 3 su 3, back to back. Il champion. Ok, il coccodrillo adesso è bianco. Poverino, è morto. È morto, cazzo. Mi dispiace. È buono sto fucile qua? Non lo so. Il Seinan. Il mio lo spara. Il Seinan spara lesto, è buono? Me lo il prendo? Mio non lo prenderò mai più perché vado a fanculo, non ho beccato niente. Ma perché sono contento col mio? Le pistoline, è importante che li vedo almeno. Quindi qua in questa zona qui lo stronzone? È buono questo Seinan? Quindi come accarezzo la mia pistola, questo Francesco? Che? Carezzi? Ma è moro colpo. Guarda me come traballano. No, no, mi tengo il balestrazzo. Dov'è? È qui, Allora, coccodrillo dovrebbe essere. Qualche ah, c'è anche... Qua da me. L'avete trovato? Sì, sì, è qui da me. Anche metà vita. Loro stanno estraendo nel frattempo, vedo. No, si stanno andando via. Eccolo. Francesco! Ma non mamma ora mia. Che stavo ricaricando. Porca di quella miseria. Occhio! Che male che sei stato. Aspetta, che sbaglio. Ma colpo di solo ho preso. Aia, ma che l'elettricità. Ma fallo. Era uno skin dello Springfield. Ah, ok. Allora non che lo so, ma fallo. Minchia. non si posso credere. Uè. No, non va bene quella roba lì. Cosa mi guarda? È morto. Ha ucciso, perfetto. Ottimo bravi. Lavoro, bravi. Dai, urla al cielo. Ottimo ragazzi, 3 su 3, dai. Volevo le munizioni, non le ho più. E abbiamo anche l'uscita qui bella comoda. Bene. Oh, attenzione perché si stanno avvicinando, se aprite la mappa, si stanno avvicinando i due con la taglia. Attenzione. E dove li vedi? Alla tab. Se apri col tab, vedi la mappa, la gente che si sta avvicinando. Sono di qua praticamente. Se usi la E, vedi i fulmini per aria. Sono quei due fulminini che vedo? Sì, sono proprio. Se usi la E, li vedi anche di fronte là. Ah, ok. Sì. Oh no, vabbè, tanto non sa più niente. No? Mi capita un uncino? Ma è capitano uncione a sto punto, questo qui. Volevo vedere se stanno avvicinando, gli infingardi. Attenzione, perché potrebbero volere. Io cerco due munizioni che sennò le ho finite per sta pistola. Non ho niente da darti. Vabbè, uso il fucile. Tanto ne ho tre velenose, sperando che non debba usarle. Non riesco a capire se sono diretti qua, non sembra, però... Fai dei fulminini, allora, ma sembrano fermi. Di fronte a noi. Sono fermi lì, sono fermi di fronte a forse noi, forse dice l'estrazione, no? No, da noi è l'estrazione, vedi, al nord-est. Ma sono fermi a curarsi o a fare del fighting? Far strano, però, non sento sparare. Ho sentito sparare adesso, gatto, Ha sparato un po' adesso. Adesso sparano. Ok. Vai, beh, buono, ci fa gioco. Manca poco, riprendi la taglia, cioè prendi l'allegatore, cioè non la voglio, beh, ho paura, prendo. Ma come? Dai, siamo qua dietro, poi. 90-91. Appena si decompone quel signore. Dai, 96. Oh. Loro si stanno avvicinando. Oh, dei 99. Dai, via. Via, seguo voi. Nord-ovest. No, nord-est, scusami. Mamma mia. Ditemi quando vedere dietro. Non ti perdi, no? Cazzo, buoni questi tratti che abbiamo anche acquisito per far tutto meglio. Adesso con i soldi che ho fatto mi prendo un fucile grande come un cannone. Per la distanza prendo quello che costa di più, giusto per averlo. Quello lì fa un male cane, lo prendo, ma costa 1000. No, ce li ho io, se li avrò, quindi lo voglio prendere. No, ce li ho anch'io, ma non voglio sprecarli. Ah, perché? Perché sono andato bene con la balestra esplosiva, ho fatto 2 kill oggi, cioè adesso. Il problema è che forse non erano bravini loro. Ho capito, però con la balestra esplosiva l'ho preso e gli è esplosa la casa, quindi bello. Poteva essere anche più bravo, ma non li vedo, non sono davanti, perfetto. No, sono distanti.
18. Ottimo anche il potere che ci dice se c'è qualcuno vicino. Sì. Ti cambia molto. Molto, molto buono. Già subito sull'allerta. Come cazzi? Bastardo sanguino. Aia. Olè, 3 su 3, ragazzi. 3 su 3. Pensavo che le vinciamo tutte. Vinciamo tutte, l'ha detto, l'hanno detto, l'hanno detto. Chi? Chi? Le vinciamo tutte? Già vinte. Io ce l'avevo nel titolo, ce l'avevo. Le abbiamo già vinte tutte, gatto. Non so se hai capito. Io già con 3 sono a posto per 2 mesi. Perché quando si gioca bene qui, poi abbiamo avuto anche fortuna e i tratti sicuramente sono molto comodi. C'è un tratto che cura tutti. Ah. Bello. Come funziona? Ah, dopo, beh, dopo lo cambia. Quando ti curi, va, si curano anche gli altri? Non lo so. Ma è sempre di quelli speciali, credo. Io forse ho la sensibilità del microfono un po' troppo ah, bassa. Ah, vedi, mi ha tolto l'implacabile. E che cos'era? Ma perché l'abbiamo usato? Quello che forse fatto... perché l'ho usato, sai, esatto, perché mi avete cos'era lessato. Cos'era l'implacabile? Ma tanto non mi serviva perché era quello che mi ridava una barra della vita... quando mi restavate, ma io ho la resilienza adesso, quindi non mi interessava okay. più. Quanti money c'ho adesso? 2000 e passo, ho sbloccato anche le pistole espansione, vabbè ragazzi, festino. Le pistole espansione, se non spari una pistola si allarga, come funziona? No, i proiettili, scusa, sbagliato. Ah, vediamo quello che costa di più dei fucili. Allora... Non sapere, se fa così. Si è sbloccato. E quello che costa di più... È uno col polverino però, eh. Dinamiti, dovrei usarle. Questo qui, il... Oh no, è bloccato, non so perché. È un tratto che costa 2, che dà vita a tutti se prendi un tratto. Ah no, perché ce l'ho già, ecco perché tratto. Non lo posso prendere. Che senso? Come fu? No, dov'è? Mosint Nagant, è dell'evento, no. eh. Allora, quello bono si fucile chiama... bono? Fucile Nitro Express. Fucile Nitro, ma sicuro, senza mirino. Ha un mirino un po' del cazzo, però spara 252 metri. E se puoi mettergli anche le munizioni laceranti, quello lì è shotty. Anche da molto distante. Laceranti, mi servono... Però comunque, considera che con quello lì ci in 4 colpi butti giù un boss. Madonna, subito allora. Sì, sì. Ma quello che costava 1 milione di punti. Esattamente, quello lì. Voglio prendermi. E ci prende anche da molto distante. Cioè fai molto male anche da molto distante. Quali sono al mirino, ma è una pallina. I tipi di pistole, quelle che fanno a scarrellata, che scarrelli tutto il coso. No, quello lì lo puoi fare se hai il tratto però. Ah, c'ho un tratto che... Guarda, le pistole a catena a me hanno... Sì, ce l'hai il tratto, colpi. Raffica, ce l'hai. Ah, allora prendo una pistola più forte e sono a posto. Vai. La volevo, ma sembrano doppia. Però devi posso. Prenderle di quelle lì che sono a le pistole, quelle con il caricatore giusto, cioè non quelle puoi con il caricatore che gira. Sì, e qual è quella buona? Col tamburo, Nagant. Ma posto, questa capita molto. Spesso si usa per gli elefanti, esattamente. E prendo le munizioni espansione che l'ho preso prima. Va bene. Poi qui prendo qualche bombina. Dove sono? Non ne ho più. Mi piacerebbe avere un fucile in casa da tenere, da appendere al muro. No, gatto, ma perché? Sì, mi piace quello stile. Poi mi servirebbe anche il caminetto sopra dove appenderlo, che mi manca. Lo spino sopra la TV e ci accendo il caminetto, quello di Netflix. O quello della Disney di coso, di Frozen. Dovrei aver il fatto il logo che c'è sì. dietro pirata, cioè c'è il gatto e 2 fucili incrociati dietro. Esatto. E la scheda di munizioni non posso, non ce l'ho, non ho più lo spazio. Quando si trova le munizioni. Sì. No, per quello tuo per le munizioni serve la cassa special. Ma quali? Perché ho quell'espansione, dici? Sì. No, però sì. ce l'ho con la pistola le espansioni, quindi non Ma anche per il tuo fucile servono quelle special. Non me l'hai detto però. O no? Adesso no, forse no, forse per il fucile no, perché non hai quelle laceranti. No, aspetta, no, aspetta, beh, certo, sì. Cioè, quelle normali. Cioè. Quelle normali nel fucile. Allora, mo vediamo. Perché forse il fucile, essendo speciale, magari usa munizioni speciali. Non me lo ricordo questa cosa qua. Ma speciale di la che? La testa degli animali nel muro. Quello mi fa un po' schifo, però. È autografato da
Michael Jordan. Sai, è un 50 special. La testa degli animali al muro mi fa cagare perché alla fine sono impagliati. A meno che non li impagli benissimissimo, viene male. Brutto, poi sembrava veramente finto. No, credo sia illegale se mi compro un fucile. Ma io volevo proprio quel fucile lì. Esiste una replica del Nitro Express? Ma certo. O uno vero, vintage. Devo chiedere a Karim che va per mercatini. Magari trovano anche vecchi. Va in Italia, dico, magari. Secondo me non lo trova al mercatino il fucile, sai? No, infatti. No, beh, ti dirò. Se vai in topolino, America lo trovi. Secondo in America me. Sì. Forse. Da noi di armi vintage di quel tipo lì mi sa che non è neanche A meno che non vai nei posti, dopo le fiere autorizzate, che secondo me lo fanno e devi avere tutto il. Sì, ma io non lo voglio che spari, cioè non mi interessa quella cosa lì, naturalmente. Ho capito, però come fai? Se lo vuoi bello vero, permesso, spara. Perché se è in grado di sparare, serve. No, infatti, ma io non lo voglio che sia in modo di sparare. Ma che fucile del cazzo mai fatto prendere, gatto? Sì? Come? E fatto 4 munizioni, so. Sì, però fanno malissimo, cioè veramente. Ma anche da lontano, quelle... lontano? 250 metri, sì. Ah, ok, vabbè, mi fido, Poi se lo usi tanto sblocchi le munizioni laceranti e se tu lo becchi uno distante, anche un po' di striscio, quello lì muore dissanguato. Gatto, mi sta facendo venire voglia di giocarci anche off stream, ora è finita, te lo dico, Peccato che non c'è la solo. Io ci gioco in solo contro le due, anzi da quando c'è questo evento gioco da solo contro le tre. Io ci giocherei di più in live, perché la gente buonasera. Non se lo guarda. Sono un po' dispiaciuto. È peccato. Sì. Il nitro shotta il petto tutto da bene, 60 metri certi. Esatto. E da più distanti invece non shotta. Però se le munizioni laceranti fa un male che shotta poco dopo. Beh, ma puoi anche aumentare il caricatore. Il Matrix 92. Vabbè, la soft air, carino. No, sempre da 4. Ok. Però se ti porti dietro la cassa di munizioni, puoi portare, cioè hai delle munizioni aggiuntive. È che non ci ho pensato a dirglielo, è che non so se quelle lì sono munizioni normali o special. Chi è che vado male? Chi è che si è dato una botta? Ho ucciso una vecchia. Ah, bene. Col crick. Ah, aspetta, c'è un tabaccaio qua. Come l'hai fatto? Che ho due cose che compro un tratto. Sì. Mamma mia, che paura. Però facciamo queste belle passeggiate del chiaro di luce. No, l'alligatore non ha sembianze umane, ma c'è qualcuno che ha cercato di ingabbiarlo. Scusami, stavo rispondendo. Non ho capito. In gioco? Sì, in gioco. Perché il ragno ha sembianze umane, se guardi. Il ragno è un uomo trasformato in ragno. Cioè c'è pure la faccia, le mani. Ci ho mai fatto caso. Devi guardarlo molto da vicino. Dovrei. Sparano da ma là? Di già. No, era l'arachnide, mi sa, che ha fatto il parito col. Cazzo, è vero, l'hanno già inculato. Allora, qui c'è un tratto da due. È un uomo con risvolto. L'implacabile. Di nuovo. Che sfiga. Io non ce l'ho. Ma forse perché non l'ho ancora usata. Implacabile. Munizione non avrei dovuto prenderlo. Mi curo. Vedi, questa qui è la cassa che ti dico, Enrico. Questa qua. No, ma secondo me no, sono normale adesso. Poi quando le avrò. Però magari è l'arma che non è normale, visto che fa un male. Ma sono 1000 persone! Non l'ho colpito da mai. Ma ha ucciso lui, bravissimo. Ho ucciso uno! Anch'io. C'è l'altro, però! Mi sa anch'io, mi sa anch'io. Dov'è? Ho colpito, vai, gatto! L'ho morto! Dov'è? È da me. Aspetta. Ma l'ho bravo. Cioè, ero a un metro e non l'ho preso, Sono morti tutti e tre? Sì, bastardo, sono morti tutti e tre. Zombie. Grazie. Siamo zombie da te. Ok. Che paura. Frughiamo, diamogli anche fuoco. Ma ha visto tre persone che camminavano. Sì, infatti vedevo. Ma che sono persone quelle, wow. Enrico, prova adesso a vedere che munizioni devi prendere. Arrivo, vedi un po'. Succio da lui e poi vado a prendere. Ma secondo me sono normali. Ragazzo, non sono normali, mi arrabbio.
Se non sono normale, c'è la cassa lì comunque. Ma sono rare le casse. Poi. Comunque, se ci prendevi, li shottavi questi da questa vicinanza. Uno l'ho preso e l'ho shottato. L'altro no. Vedi? No, dai, sono veramente. Non erano queste. Tre? Uffa, ma sono che palle. No. Vabbè, sono qua fuori, sono qua. Te. L'ho già preso. Già pronte. E allora vedi? Però allora io prima ne avevo due caricate e quattro di riserva. Ora ne ho solo due di riserva. Un po' mi dispiace che erano tre persone. Sembravano simpatiche. Sì, sembravano a modo. Bruciate i corpi non serve. Se sono in tre, nessuno li tira su. Dov'è il terzo più che altro? È qua dietro. Eccolo qua. No, questa l'ho già presa. Allora uno è qua. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ah, non ho preso neanche io questo. Frugo. Ho frugato tutto. Boh. Oh, sento dei rumori. Vabbè, allora stavamo dicendo di andare verso dell'acqua. Andiamo di qua. Trulli. Sì. Però così. Non vedo. Perché okay, rumori indecibili. Però io ho guardato con l'occhio cazzo e non era illuminato, No. Anch'io ho guardato con l'occhio del cazzo. Mi sa a destra sparano, nord. Faccio dietro! Che paura! Mamma mia. Sì, è rosso adesso l'occhio del cazzo. Sì. Mi sa che erano a nord a sparare, A nord, tu dici? Sentivo verso il campo degli spari. Eccoli, sono dentro il campo. Ho visto un coso nero dentro il campo col cappuccio. Colpito e morto. Donna. Bravissimo. Ce ne sono ancora, attenti. Oh mamma mia. Mamma mia. Dai, vado a fuoco, ragazzi. Ma questo è un assedio. Io mi arrendo. Che cosa è stato? Io, ragazzi, aiuto. Mi arrendo. Io sono vado morto. Vado a fuoco, mi sparano. Io sono morto per terra. Sono morto. Finiti, morti. Siamo morti tutti. Ci hanno giustiziato, ragazzi. Mamma mia. Però mi sa che l'ho ucciso quello lì. Credo. A me mi ha ucciso dottor Tarzan con un colpo di grazia infuocato. Va bene. A me ha dato proprio fuoco, che paura. Anche a me, io ho preso fuoco da morto. Fatto un headshot tremendo. Anche a me, era bravo questo. Il Vetter li usava, silenziato. A me signora, è stata una signora che sparava alla grande. Bravi, sono stati molto bravi questi, ma hanno distrutto. Beh, dai, va bene. Ma prima, sì. Oh, comunque abbiamo fatto. Però io non perdo il cacciatore perché avevo comprato il tratto quello figo, no? Neanch'io. Sì, in teoria sì. Ah, eccolo qua. Me mi hanno anche one shottato, quindi in teoria io non ho perso le vite. Le vite, le cose. Guarda qua, che bello. Ma più cioè, io ho perso i soldi, ho perso tutte le mie robe, perso. Cioè, cos'è che non ha che non ho capito adesso? Non abbiamo più. Hai solo il cacciatore con i suoi tratti, ma non hai le armi. Cosa? Le munizioni laceranti, gatto. Via, fatta. Buona. Poi devo ricomprare il stronzo. Vabbè, lo ricomprerò. Tu te lo puoi permettere, io meno. Laceranti. No. Poi prendo la pistolina che spara di brutto, però volevo quella con i colpi. A sto punto prendo questa qui. Riprendo quella silenziata con i colpi velenosi, mi piacevano. Se puoi. Sì, prendo il coltellino. Senza quei colpi velenosi è infida e bastarda, è buona. È bellissimo. E poi prendiamo un po' di cure. Due cure. Una bella dinamite e una bella bomba infernale. E sono carico a ma balestra. Sono posto? Come posso prendere questo? Priorità al contrabbando. Che vuol dire priorità al contrabbando? Lo voglio anch'io il nitro della minchia. È bello il nitro della minchia. Io ho altri tratti da prendere. Tutti i miei soldi spendo per il nitro della minchia. Guardalo lì. Ok. Cos'è l'arma a leva? La mia arma è un'arma a leva? L'arma a leva? No. Ok, niente allora. Le armi ma non le equipaggia. Hai fatto doppio clicks? Sì, ma lo rifaccio. Questo che non fa del suono quando si muove è molto buono. Basta. Sono quasi full di tratti io. Anche io. Mancano penso 4 slot e sono arrivato. Io ho finito tutti i soldi per ricomprare questa cazzata qua. Ma quindi ora non abbiamo prossima morte, lo perdiamo prossima morte. No, moti in culi, è certo. Ma sì. Ma quindi non poteva riprenderlo il tratto di nuovo? Ma cazzo, è vero, com'è che era il tratto? No. Qual era? No, l'abbiamo preso in game il tratto quello lì. E se lo ritroviamo adesso, quindi lo riabbiamo.
Sì, ma mi sa che non abbiamo i soldi per comprarcelo, non abbiamo i punti special. Ah, magari dai, troviamo ammazzando della gente. È molto confusionario, questo gioco qui, io basta. Sì. Vabbè, che stai imparando a giocare adesso. Sì, ho giocato bene ora, basta, non ho mai vinto così tanto in tutta la mia vita. Big fucile. Ora il fucilone con le munizioni speciali. Anch'io. Che qualcuno non mi aveva detto. Adesso lo sappiamo. Certo. C'è il caricatore. Ci nuovo, scoprono le cose solo pian piano. Io ho preso anche le munizioni. Solo vivendo. Per caricare. Sì, anche, sì, 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 anche le munizioni. Hai preso anche lo scatolina? Sì, ho preso la scatolina. Oh, bravo. Solo per te, farti perdonare. No, no, per me, regalo. Perché ce l'ho preso uguale. Vabbè, si accula lui. Grazie. Mi fa finta. Guarda che adesso moriamo proprio da coglioni di merda appena entriamo in game. Ma io spererei di no, dobbiamo giocare bene. Dobbiamo proprio fare... Però ti è uscito romagnolo questo, spererei di no. Spererei di no, lo spero. Sochmel? Bravo. Dai, dimmi come te la sei fatta sulla Pekar. Cosa? Chi? Ma voi chi mi sono fatto? È sempre Giacobazzi. Dove te la sei fatta sulla Pekar? Vabbè. Non era il suo cavallo di battaglia, lui sulla Pekar? Che... Mai sentito, mai. Cos'è che... Non metteva il materasso che se le ciulava? Probabile. No, sono sicuro, era Giacobazzi. No, beh, sono contento per lui. Con il ciao, forse, no? No, era no, una no, macchina, no, cioè era una roba chiusa. Per me era la Pekar. Ma la Pekar come si infila in due, scusami? Dietro. No, cioè, dietro, nel cassone. Ah, nel cassone. Che poi vino. Metti il materasso. Bello, però. L'allegatore è uno stronzo, scimmio. E voglio comprare soltanto la Pekar per avere il materasso dietro adesso. No, è fisso l'allegatore. Ma in effetti, ma scusa, ma se tipo ti compri... Non le hanno mai fatte le tende, quelle da mettere sulla macchina, ma per la Pekar? Sì, puoi metterla tende. Dietro quella Pekar. È bellissimo, Dai, no, dietro... però la metti dietro, non sopra. Sopra, dietro? Sì, che lo ricopre proprio. Che tipo ti copre il... Ma se ti metti sopra la Pekar lo sfondi, non è così... No, tu ti metti sopra, metti il tendo. Che lo... Metti una tenda sulla Pekar, oppure fai una tenda apposta per la Pekar, fitta perfettamente la Pekar. Basta, ragazzi, come potete recuperare dove se le chiavava tutte Giacobazzi? Ma che non dormo la zona, così le andiamo a visitare. Non dorme stanotte, senti lì. Eh no, perché mi ricordavo che c'aveva questa battuta, no? Che si chiavava qualcuno, ma non... In effetti mi dicono che la direzione della spinta durante l'atto ha buone possibilità di ribaltare il mezzo. Potrebbe essere. È vero, sono d'accordo. E quello rende solo più... Hai la paura di cadere. ce l'aveva, diceva sempre nella vigliacca, diceva anche. No? La vigliacca è... La patacca vigliacca. La patacca vigliacca, la patacca è la vagina. È la patonza, vigliacca sì. È vigliacca proprio l'aggettivo. Sì, esatto. Ha fatto anche la canzone rap, Giacobazzi. Sì. Me lo immagino. È un artista, lui. Mi piace io la patacca. Io prendo questo qui, anche se non c'entra niente, giusto per farmi due soldi. Prendiamo tutto. Dov'è il coso? Io mi ricordo nel sabbione, che se le chiavava nel sabbione. Se le chiavava nel sabbione, sì. Sì, che vuol dire? Nel sabbione la sabbia. La sabbia. Era intuibile, era. No, è che se ci pensi è tremendo. Sì. Sì, però questi sono cazzi suoi. Sì, sono cavoli suoi. Ho detto, non vorrà dire quello, invece... Vai, ammazzalo. Vai, fallo fuori. Io mi ricordo sta cosa della Pekar. Che è? Come noi. Ma c'è un romero qua per terra, di chi è? Chi no, è? No. Bello, troveremo, ragazzi, mostro, è un video, è un video di YouTube, mi giro l'Italia in Pekar, no, mi giro l'Italia in Pekar e ti metti la tendina dietro, è fantastico. Ma va a 45 km orari. Beh, ti giri... Non puoi andarci in autostrada con la Pekar. Beh, ti fai tutte le secondarie. Sì. Ci metti un mese, anzi di più. Un mese per uscire da casa tua, Harry. Sì. Ecco di qua. Oh, dove? Chi? L'indizio. Dai, con la patacca vigliacca. Mi piace la patacca. Quella vigliacca, yo.
Vedi che era giusto, diceva no, così. No, fai così la canzone. Se lui, no, infatti. In questa discoteca, che tipo è un quarto d'ora da casa mia, che con gli occhiali da sole, il collanone fa, mi piace la patacca, quella vigliacca, yo. Ma me la ricordo questa cosa tantissimo. È bellissima, eh. Com'è? Perché alla discoteca la cantavi sempre. Le scimmie si no, chiamava. No, io cantavo, e il barcarolo va. Ecco, vedi. Che bravo che sei, gatto. La figa, grazie. Mai, è peccato. Cosa c'entra? Cioè, il barcarolo è un po' diverso dalla viva la patacca, quella vigliacca, scusami, eh. Vabbè, ma era Luca Laurenti con Massimo chiesa, Bonolis. È un'altra Paolo un'altra... Bonolis, che è Massimo Bonolis. Vabbè, parlare con voi mi sono ricoglionito. Ma come? Siamo noi, siamo. La Pecar. La Pecar, la vigliacca, patacca, c'è la vecchia, non ho stamina. Faccio io, gatto. Vai, c'è silenziato. Olè. Bravissimo. Ma dopo, com'è finita? Era proprio vigliacca, eh? È una patacca, sì. Pataccona, proprio. Un pataccone bello tremendo. E anche lui... non ho stamina. Però non c'è mai un cazzo. Oh, la bottiglia calda. Capì? Coltellalo tu, dagli una botta e muore. Eccolo là, ha fatto a Francesco. Sono tutti in acqua, poverini. Vediamo se guardo con l'occhio del pisello. No, ok, a posto. Se funziona ancora. Quando lavoravo in un call center dell'assistenza stradale ho ricevuto una chiamata da uno che è andato in Finlandia con la panda dall'Italia. Ah, penso con la patacca quella vigliacca che ti ha chiamato. La cercava in Finlandia, la cercava. Ora stanotte che ti vede cantare la canzone. Eccoli qua. Chi? Ah, il coso. Ma sempre quello, sempre l'indizio. E ho capito, eccoli. Eccoli. Mamma mia. Virgola, ci sparano? No. Ha fatto il vandalo, ha fatto. Vandalo. Oh, c'è gente! Ui. Occio, sì. Attento ai piselli, eh. C'è pure il nostro... attento ai piselli, attento alla patacca. Magari in Finlandia è più vigliacca la patacca, può essere. C'è gente. Salta, fra, vai. Mi rampeggia il cazzo, anche cazzo, me rampeggia un po', eh. Fatevi visitare. Mazzo sto stronzo. Perché... c'è un signore qua dietro che vi guarda. Signore? Dov'è? Ho ucciso. Ah, seguitemi, pataccari. Dove? Oh! Che paura! Ma che può questo con le torce qua di notte? C'è ancora l'uomo patacca? Qui in mezzo al lago dove siamo belli visibili. Aiuto. Madonna, come l'avete schivato quell'affare, eh? Oh, mamma mia, da sud-est. Ma sparano ancora, c'hanno i razzi, diciamo. Hanno i razzi. Non vedo. Allora, di là, vedo muoversi, ma non vedo quando miro. È un problema. Neanche vedo quando miro. C'ho un mirino, pinto un po'. Ma è lì, proprio lì, è lì che fa su e giù. È scappato. Ah, li corro in culo, capito? È scappato. Oh, non credo proprio. Sta sparendo delle luci lui, proprio. Ho paura. Arrivano i signori, no. Mamma mia. È veramente una mira di merda. Tranquillo, sto fucile. Era meglio senza mirino. Però che male quando ci prendi. Non si può smontare. Eccolo lì. Non lo vedo più. No, non si può. Di qua. Io non vedo niente. Non vedo questo mirino. È fuggito come un leprotto. Ma io dico, ma perché sto mirino? Cioè, chi è che ha scelto di mettere il mirino a sto cazzo di arma così? È perché è per gli elefanti. Ma l'elefante non è che lo vedi meglio se ce l'hai nella sta non patacca. Non ti serve il mirino. Appunto, che me lo mettono a fare quello con la palla qui, col cerchio. Sono caduto. Comunque è scappato tantissimo, non lo vedo più neanche con la visione neanch'io. Del cazzo. O è morto? Ottimo. È morto magari. No. L'hai perché... colpito? No. Io no. No, allora niente. Ti sarei colpito col tuo Enrico. In effetti, morto, perché, sì. Perché l'ho da così lontano usato il fucile? Devo usare la pistola. No, che... è buono quel fucile. Ma non lì, ci eh. Vedo, gatto. C'è la nebbia. Questo è vero. C'è uno lì! Il patacco vigliacco, l'ho visto. Una targhetta al posto del mirino. Come sì, è vero, anch'io. Ce l'ho anch'io. Di qua. L'avete visto? Lo correva di qui. Lo tutti correva. Sono maratoneti. Devono fare la sfida. Correva. Eccolo. Mamma mia. Che sorpresa che gli ho fatto. Scema. Bravo gatto. Mi è piaciuta. L'hai veramente distrutta. L'ho invidiacata. Sì. L'hai impatacchiata, sì. L'ho taggata su Instagram. Non l'ho taggata. Ma perché? Che botte. Ma perché? Ve l'ho detto. Cosa c'entra? Boh. No, non obliterata, meglio. Un biglietto del treno. Beh, c'è gente anche qui.
Ancora. Ho capito. Saranno nemici di quella. Ha fatto la storia, vengono tutti. Eh sì, ha taggato il posto. Potrebbe essere al coso, all'indizio. Al Kogan? No, al coso. Qua dentro? Sì, è qua, vedi che è rosso qua? C'è qualcuno in chiesa. Vedi che è rosso l'indizio in alto? No. Come questo qua, non lo vedi che è rosso? Eccolo, l'ho colpito, vai, che devo passare il fuoco. Stavo giocando a Fortnite quello lì. Dov'è? Eccolo. Dov'è? Qua. Dov'è? Ho visto un flash blu. Morto. L'ho crivellato. Bravissimo. Sto cretino. E c'è pure il coccodrillo qua. Guarda un po'. Olè. Patacca vigliacca, Il colpo è infuocato, che fa? Perché glielo... Dov'è il morto? Che lo vorrei ciucciare. È qua. Mi brucia un occhio. Grattatelo. No, perché è la prima volta che mi succede. Non in game fra, Ah. Grazie a un medikit se lo volete, E non voglio perché sono no. Full. Che male, che prurito di male. Come che prurito di male? Queste sono munizioni fiche, gatto, se le vuoi le nostre? Sì, mi sembra un colpo. Vabbè, fatti un sonno pure se riesci, tanto. C'è gente! Ormai... Ma basta, dove, gatto! Non lo so, ho usato la visione del cazzo, okay. Dov'è che sono? È davanti all'altare, c'è il coso. Ormai, gatto, fai live un'ora prima, perché... Arrivi alle 9. Adesso sono in piedi dalle 6. Appunto. Alle 6. Ho sentito sparare da di là o sono matto? Sei matto. Buoni, fermi. Corrono da di qua, ragazzi. Ma come, lì c'erano le botte di Capodanno? Cos'è che hai detto? Lì c'erano le botte di Capodanno. No, gatto, perché hai detto corriamo di qua? Perché hai detto corriamo corrono di qua? Corrono da di qua, corrono qua. Li ho sentiti correre, li ho sentiti. Ah, là c'è il coso del Cocodrills. Però non vedo, non è illuminato. Siccome no, che sì che è illuminato. Il coccodrillo non è rosso, ma abbiamo gente vicino. Vedi che se premi la visione del cazzo. Quando lampeggia vuol dire che c'è gente vicino. Io vedo il rosso fortissimo, però. Implacabile. Ma sempre l'implacabile. No, l'implacabile non lo voglio. Non mi dà più. Qual è l'implacabile? Non è quello. È... Implacabile, il cacciatore non perde un blocco di salute quando viene atterrato. No, non ci serve allora. È buono però, a me piace. Ma noi ci fulliamo quando veniamo ressati, che te frega. Ah sì, perché avevo ancora quelli vecchi. Hai ragione. Oh, due signori, li ammazzo. Allora, non ci sono, però da qualche parte qui, da ste parti c'è il cazzo drillo. Chi? Cazzo drillo? È qua, lo sento. Ok, lo senti. Ah! Eccolo. Sparagli! Madonna, mamma mia, è morto. Ucciso. È morto. Sparato 8000 colpi. Io uno non ho sparato. Un colpo gli ho sparato io del mio, Rigenerazione. Olè. Ora ho tre cosini che non mi servono perché ho preso da tutto qua, sì. Non vedo nessuno. L'ho obliterato con il fucile della cataratta. Ormai. L'hai chiavato nel sabbione, controllore del no, non è una sega, è che io ho il fucile cazzutissimo, poi Francesco gli ha sparato come un forsennato. È veramente. Più che è una nuova bestia. Andiamo dei laghi. Ad est? Sud-est? Vi garba? Va bene. Vai. Siamo in mezzo. Un po' più. Io lo prendo. Sì. Lo prendo io. Tanto vedo delle cosine rosse. Anch'io. Lampeggia. Mi lampeggiano gli occhi del cazzo. Sì. Chissà dove sono. Borsette per tutti, magari. Sai quanto costano? Uno le rivende, fare selling e via. Non so, non sono un amante della pelle di coccodrillo. No, neanche io, ma io me ne sbatto le balle, però se poi le rivendi fai i soldoni, Sì, è vero, però brutto in culo, insomma. Ma secondo me dovrebbero farli, di coccodrilli morti naturalmente. Di vecchiaia. Ma dopo è tutta rovinata, scusa. È vero, hai ragione pure te. Allora quella volta all'anno che ne muore uno perché è malato, è giovane, gli spari. Dai, andiamo. Sì, gli spari, che dici? Sud-est.
Sì, la rovini e sì. E infatti, lo usi quello. Così diventa ancora più rara, ancora più costosa e chi lo prende si fa i soldoni. Poi spari alla bocca, spari. Sì, anche. Oh, munizioni buone. Oh, buono. Che paura il signore. Allora, davanti a noi nessuno, dietro di noi c'è gente, attenzione. Okay. Kage, ma che fai? Che è sta follia? Che cos'è? Ringraziate Kage, hai regalato 10 sub. Grazie, io sto trattenendo un finito. E che me l'ha fatto quasi partire perché passa mi ha emozionato. Passa anche qua, Kage. Grazie mille, Kage, grazie mille. E di là, eh? Se ma stai zitto, offro un caffè. Parano da dietro. Da dietro, below, the under, no? Com'è? The backwards. Ho sbagliato. Backyard. Backyard. I peti fanno, vanno fatti sfogare? No, mi vergogno. Scusate per i capsi e partire, non si preoccupi. Era un bacio di qua. Perugina. Boni, non ne mangio uno da una vita. Sai qua c'è roba. Anch'io? Non li vedo neanche più in giro. Punti talento ho preso, 3 punti dove talento. Al supermercato li troverai. Ma che non li vedo chi più? Chi è? Ah, è lui. Cioè, non li vedo dai, neanche più belli in mostra. Non li pubblicizzano più di non tanto. Non li fanno più. No, li faranno, spero, dai. Boh, non mi pare di... Vabbè, non è periodo. Di solito tirano fuori a febbraio in mostra, che se no. Buoni, però. A febbraio oppure per la Befana? Ma in generale sono buoni, non a febbraio, sempre. Ma non è che non li trovi, li trovi tranquillamente, semplicemente non li trovi in bella mostra. Insomma dovrebbero valorizzarli un po' di più, Ma secondo me dici cazzate. Perché il bacio non è una cosa di febbraio, è una cosa, il bacio è bello tutto l'anno. È un bel bacio. Ho capito, ma lo puoi comprare, ti sto dicendo, semplicemente non lo trovi. Te lo trovi lì nella cassetta. Vengo lì, li compro tutti. Ok, grazie. Freccio. Mazza, tanto costano una fucilata. Vai, Francesco, io aspetto. Finché non li trovi. Buon anno, ragazzi, abbiamo vinto. Buon anno. Con un colpo in testa. Pem. Si vince anche questa, sì. Olè, buon anno. Auguri. Auguri, good afternoon. I proiettili... No, costano più di casa mia questi proiettili, lasciali lì. Ne ho sprecato uno. Siamo stati bravi. Sì, molto bravi. Che tra 2 settimane andiamo IRL a caccia di coccodrille. A caccia di coccodrille? Io no, io sono a posto. Ma credo sia illegale. Poi in Italia dove li troviamo? In Italia lo zoo. Vai nel parco natura viva. Lo zoo. Andiamo lì tranquilli e fa la vita e poi piano piano. Tiro fuori il fucile. Io ho visto il drago di Komodo, ma è abnorme, ragazzi. È una roba enorme. Il drago di Komodo? È sì grande? È una roba, peserà come me. La madonna, io pensavo fosse più piccolino. Quello è il varano. Quello è il varano, è ancora più piccolo. Ma è pesa. Varano. Ciao Silvia, buonasera. Volete buttarvi con l'ultima o chiudiamo con l'ultima? Ah, bene fare l'ultima. Dai, reliquio rediviva mandato. Aspetta che vedo anch'io se posso. Coltello. È quello, ce l'hai in casa. Punti evento per 1000. Veramente? Come? Che bello, scusa, come per 1000? Evento per 1000 punti evento, non so dove siano i punti evento. Che culo, ma stronzo. Che vuoi? Tu l'hai shoppato il coltello, ma è andato gratis, va bene? È 150, ma però come lo vedo? Dove lo vedo il coltello? Non c'è mica. Non c'è tutta sta roba. Non c'è più, ragazzi, niente. Era... No, ti hanno pataccato? Sì, mi hanno pataccato, un sabbione. Il sabbione, aia. Era una finta. Il Komodo è un mostrone incredibile. Mi prendo. È confortevole. Io analisi, io ti banno. È confortevole perché, essendo Komodo. Komodo. Bene. Andiamo per un po'. Dovrei togliermi il tratto del cazzo, però vabbè. No, quello della balestra. Ce l'hai questo cazzo da stasera, gatto. Il cazzo del tratto. Il cazzo che si illumina. Cazzo illuminato. Ho detto un sacco di cazzo. Il cazzo in bocca tutta la sera. Benissimo, è vero. Vedi. Va pur bene. C'è chi ci mette un fustigadente. Col fucile a pompa. Però, gatto, sto guardando muovi, un tratto. Hai ragione, no, hai ragionissima. Tutti gli oggetti lanciati a mano con una capacità di lancio aumentata per tutti gli oggetti lanciati. No. Avvoltoio, dai, buono. È vero, fanno le mie lezioni di respirazione i PG, perché respirano tutti in sincrono. Sì. Guarda.
Maestro dello sniper, non ce l'ho uno sniper. Però c'è il tratto. Però posso fare il maestro. Posso insegnare agli altri come... Esatto, ti insegno come usare un fucile usando io una bacchetta. Sto andando verso il livello 11 qua con l'evento. E poi sblocco un martelletto. Che cazzo me ne faccio di sta roba qua? E per farle, te fai le lezioni di sniper e fai il martelletto, poi fai anche il dottore per i riflessi. Sul ginocchio glielo. Sì. L'altro giorno ho fatto la visita dal medico del lavoro, quella che fai per forza, te la fa fare in azienda. Ha detto che sei morto. No, ma ha fatto il test, io penso, per il tunnel carpale. È aggressivissimo, tipo ti dà delle botte con le dita forti sul polso, se senti una scossa, no, oppure mi stringe il avambraccio. Madonna, fai finta il colpo che mi scusa, ma tu nel carpale ti viene? Mi ha toccato dove? Non lo so, perché magari era una cosa diversa quella che... No, mi ha fatto poi anche, mi ha visto la schiena, ha visto che sono un po' stortino, mi ha sentito la pressione, ce l'ho bassa, un po' bassa. Pressione bassa. 65-120. Un po' bassina, però va bene. E tu nel carpale com'è che ti viene? Tenendo il mouse, no? Tenendo il mouse male. Anche col mouse. Tenendo il mouse male. Come? Secondo me devi essere parallelo al tuo braccio col mouse. Per essere sì, dritto. Ma è impossibile. Beh, no, io sono quasi parallelo adesso. Sono un pochino più inclinato. Che cazzo di mouse hai? Quello di quello in verticale? No, ho quello dritto. Infatti, no. Appoggio il gomito e fa è parallelo alla scrivania quasi il mio braccio. Ok, parli del braccio rispetto alla scrivania, secondo me è quello. Poi non sono sicuro, perché c'è anche che per non avere il dolore non dovresti far torcere i due ossi, no? Come cazzo si chiamano? L'urna e l'omero. L'urna, che urna? L'urna è quella dei le ceneri dei morti, è l'urna. Uguale. No, ma cambi una lettera. Urna non è la stessa cosa. Guarda, mi fa male l'urna. Il dottore dice no. Stessa altezza del tavolo. Sì, vedi. Però secondo me è anche la torsione, perché ci sono i mouse quelli apposta che sono dritti a pin. Sì. L'urna è il radio. Il radio? Ho detto l'urna e cos'altro. L'omero, ho detto, è uguale. No. Il braccio, allora, anche tenendo l'omero nella spalla, vabbè, polso, mi avete capito comunque. Il braccio deve poter poggiare circa 15 centimetri. No, io non lo poggio, quindi... ma minchia, devo avere tutta la scrivania che allora, andiamo al mostro classico stavolta. Proviamo, dai, quello si dura poco. Io me li spaccai dritto per dritto. Silvia, ti sei spaccata l'urna e il radio? Ma come, amore? Non so, sta neanche Francesco. L'urna? Perché è colpa mia, non è che sono stato io, quindi... Ha spaccato l'urna, ha spaccato. Non ho spaccato niente. Anche disegnando, tenendo certi utensili. Ma devi specificarmi, sennò come faccio a stare attento, scusa. E se li usi male, gatto? Ma quali utensili? Voglio sapere utensili, quali. Tipo le forbici per i parrucchieri. Non è che ne usi una matita, basta. Se sei un parrucchiere, è la gomma, gatto, magari, il problema. Chiedi al tuo parrucchiere se ha il tunnel carpale infiammato. Ma non lo stai disegnando, scusami. Anche disegnando e usando parrucchiere disegna, infatti, i capelli. No. Ma ci fate? Quanto è grande, signore. Mamma mia, ma che è? No, ma ragazzi, scusa. Aiuto. Diventato velenoso. Jugend, grazie per 5 mesi. Come fate? Mi insegue il signore. Mamma, io sto... Andiamo. Però in teoria ho l'abilità che non mi diminuisce la vita. Ma io sono già morto. Come? Sono avvelenato, sanguinato. Io sto andando verso l'urna. Oppure i gelatai quando usano la paletta per mettere il gelato. Uno non deve lavorare per non avere il tunnel carpale infiammato. Sì, infatti te l'ha fatto il medico del lavoro. Ah, hai ragione, bravo. Bravo, vedi, gatto quando vuole. O un cane, no, il cane no, vai via. Pensavo il cane col tunnel carpale. No. E quando la porti in giro, occhio come metti... Sparano. Arrivo. Dove? Da est, penso, ma non ne sono sicurissimo. Non ci passo. No. Diventate aspetto di quelle ossa che mi sono rotto il radio. Oh no. Me deve farlo. Perché poi sono ossa anche sottili. Cioè,
Perché se prende io non so, quando... mai rotto niente, per fortuna. Neanche io, per fortuna, facendo le proteggetemi corna. Che sto prendendo la minchia. Ok. Ah, io che ho preso l'ho qua dentro? Ah, non lo so. Bon. Allora, dov'è il fatto? Ma era dietro! L'ho preso! Ma cosa, tu, gatto, cosa facevi? Guardavi il muro? No, il potere per prendere quello da distante. Ho preso il terzo. Ah. Ne avevamo due, adesso ne abbiamo tre. Secondo voi cosa ho preso? Scusa. Non lo so, gatto. Alla tua età. Prendo anche questo, guarda. Ho preso tutto. Tutto. Allora, ma se io ho il tunnel carpale... Oh, ma guarda che è anche vicino all'uscita, poi. Che culo. Una terza persona può viaggiare velocissimamente da te a me e viceversa? Non ho capito. Perché è un tunnel carpale, l'hai capito? Perché è un tunnel. Perché è un tunnel. È un tunnel. Vabbè, io ragazzi... Qual è l'indirizzo di casa di questa persona? Che boh, te lo do. Annalisa, mi vuoi scrivere il tuo indirizzo? C'è gente... Dove? Ci sparano anche. Là in alto. Hanno allora, sparato su? Per aria, tra l'altro, del fuoco hanno ma sparato. Su? Che cazzo? O giù giù. Oh, mamma mia. Capisco cazzo io. Bene. C'è il Far West qui. Oh, è morto uno è morto. Far allora West c'è tanta tanto. Gente, mi sa. Ah, c'è uno lì in fuori. La minchia, cosa? Scusami. Che è successo? Cioè, tutti qua stanno. C'era gente alle case lì in fondo. Poi adesso non so come si sono organizzati. È male, si vede. Oh. Ma ci siamo accoltellati vicino. Chi è morto? Mi hanno sparato mentre uccidevano un altro. Mi ha ucciso me e poi anche l'altro. Hanno ucciso? Prendo fuoco pure. No, sta ancora questa con gli insetti. Dietro di me. È a sud, è a sud. È a sud. È a sud, è a sud. Verso sud. Oh mamma mia, chi mi ha sparato malissimo? Non lo so, fra, arrivo. Alla mia sinistra, quindi dove eri tu, gatto, proprio? Lo so, ma non lo vedo. No, eccolo. Cazzo, il signore che mi esplode. Cioè, proiettili velenosi. Mamma mia, l'ho spaccato il culo, salvalo. Bravissimo, Enrico, è morto? Salvalo. Uno è morto, sì, ma saranno in 45. Vai, Francesco, resisti. Hanno resuscitato. Pie, vivo. Thanks. Prego. Non lampeggia, però. Non lampeggia più? Vatti via? No. Ma era un ninja lui. Non vorrei che fosse lui quello di prima che mi ha sparato, perché mi sembrava più incappucciato, però. Ma guarda che c'era altra gente prima, c'era tutto un giro di sparamenti. L'ho visti, li ho visti. Non è che lo si potrebbe bruciare questo si... Guarda, no. Io sono caduto in testa a uno che è morto subito dopo perché gli ha sparato quello di fianco. Guarda, gli do fuoco a questo stronzo. Bravo, te lo merita. Il cavallo? E eravamo noi, mi sa di fianco al cavallo. Eravate voi? Sì, non mi lampeggia il cazzo. Ok, andiamo allora. Non è morto, è morto dritto. Dovrebbe esserci il boss qua. E infatti qua dentro da qualche parte c'è il boss. Vai, l'ultima si fa sia il boss che il coccodrillo, via. Oh, madonna. No, ci vedono troppo. Tutti ci vedono. Sì. È qua dentro. Enrico, io e te lo possiamo sfondare. Il signore si è alzato. Volevo smitragliarlo con la pistola, no? O usiamo l'altro, il Nitro Express. Forse lui è debole al veleno, lui. Sì. Non mi ricordo. Vai. Beh, ho tolto quasi metà vita con un caricatore. Bene, non l'hai fatto di sicuro. Non l'hai preso, gatto, che figura. Sì, sì, no, l'ho preso, l'ho preso. Ah, non perché era una coppia. Ho sparato finché potevo. Solo che mi aspetto 6 mesi a ricaricare. Non gli fa niente sto fucile, gatto, non gli fa veramente non gli fa niente. A lui non gli fa niente, si vede che c'aveva la resistenza. Cioè, lui è debole al veleno. Per gli insetti, mi ma ha toccato che... tutto, mi ha toccato. Forse è resistente al sanguinamento, perché lui lo causa, sai. Che dolore. Ma che faccio io? Metto un po' di musica, comunque. Metti un po'. Ma grazie. Un po' di funky. Arriva, ragazzi. È qua! Non è morto? Una volta. Morto? Secondo me resiste al sanguinamento, Enrico. Non è morto, è lassù. Come no? È là sopra che si guarda. Ah, ma è morto là di sopra. Ma che quanto alta perché, da muso? Perché mi sa che era nel coso, era nel pianoforte. Muro e di conseguenza... Sì, è clippato di sopra. Boh, non lo so, perché, ma quest'arma spara 1000 proiettili al secondo per questo. No, perché c'è il tratto, poi... c'hai... sì, c'è il tratto... Vi dirò, in effetti... Qua, Enrico. Dove? Ah, sono qua. Sono anche quelli normali. Sì, qua di fianco. Quelli normali sono là. Qui... Avere tutte e due le armi con i proiettili speciali non è sta gran cosa, Vabbè, però... Perché rischi che non ne hai più dopo, non trovi più niente. No, più che altro se becchi lui che ha la resistenza al sanguinamento non gli fai una sega. Beh, però col veleno l'ho fatto un bel po'. Ho fatto penso metà vita. Col veleno gli hai sfondato, sì. Pokerino, vai. Pokerino, non so giocare. Giochiamo a Blackjack. Che fa il croupier?
so giocare neanche a quello. Devi far 21. No? Harry, ricordati le regole. Questo è Blackjack, tra l'altro, no? Ci sono due carte. Ho due carte anche del poker. È il meme nostro, fra. Sì. Ti ricordi quando ci hai urlato contro le regole? Ma sì, ma anni fa. Era un anno fa neanche. Un anno fa. Ma perché... Tra l'altro, qual era il contesto? Era che giocavamo a mercanti in fiera senza le regole che hai creato tu. E poi le regole! Alleniamo le luci. Alleniamole bene, eh? Sennò qui si incazzano tutti. Di qua. Come fai a allinearle bene? Intanto sospette, quindi non servono un devo mirare... C'è gente! Dove? Aereo. Non lo so, però attenzione, c'è... Regaz. Oh, qualcuno ha comprato qualcosa in una cassa. Occhio alle finestre che salgono sui tetti, ci bucano. Fish store. Oh, mi sa che lì, pesci? Là, mi sa che ho visto una porta aprirsi di lì. Magari sei solo matto. O chiusa. Mi sa che hanno chiuso la porta. Non vorranno essere disturbati. La porta per entrare qua è chiusa. Perché L'hai chiusa tu? Sì, non metto la musica. A manetta. Oh, ma che metti la musica? Sei matto. Giusto. Così non si sentono abbastanza. Chiudo anche quella manetta io, così nel dubbio. Vai, devono smanettare per arrivare. Aspetta un anno, ci mettiamo. Siamo pronti. Ok. Siamo al 73. Tanto ci aspettano che usciamo, al 100%. Sì. Usciamo dalla parte. Però l'uscita è qui giù a sud, in un attimo siamo lì. Se lo aspettano, noi andiamo invece all'uscita più lontana. Sì, facciamo tutta la mappa a piedi. Oh, lo vedo, è qui davanti. M'ha sparato, lì c'è un signore pelato. È davanti, è qua davanti, dietro questa casa Crofter gialla, dietro proprio. Ho sentito spaccare un vetro, eri tu? Ero io. Però 92%, ragazzi, direi che possiamo prendere la taglia. Lui su me fa il giro adesso, esce da sta casa gialla. Aspetta, prendiamo la taglia e leviamoci dai coglioni, che magari lo vediamo anche, insomma. E prendete la 99. Ok. Vai, Fran. Ok, va. Ce l'ho. Presa? Sì, ok. Cosa l'ho lanciato via? Io sono mortissimo! Ti ritorno in vita! Sono sanguinato! Curati, Fran, curati! Ma che bomba era fortissima, sto stronzo! La ma guerra! Ma anche entrare? Aiuto! Francesco! Mi sono buttato di sotto! Sei gatto, sei uno stronzo, arrivo! Sono salvo! Anch'io. Attento, Fran, sei da solo. Sto entrando, sto uscendo. Sono lì! Ma io me ne vado, ciao, scemi! Scappa! Scappa, voi scappate, ragazzi! Correte via! No, non lo fa? Francesco, esci di qui! E non so come uscire! Per le finestre! Io mi salvo, stronzi, Francesco! Ciao. Aiuto! Corri, tu corri! Quella, ma che era una bomba della Madonna, era grande, mi ha shottato. Tu fracorri verso gatto. Uno sui tetti. Che è già a casa sua, gatto. Siamo in squadra e lui è già a casa sua che si fa una bella cagata. Ma io non lo so. Ecco, adesso per fare finta di niente ammazza due o tre persone così riusciamo a raggiungerlo un pelo. Spara pure, così non si sente più nessuno. Sto uccidendo i cani. I cani. Ale. Così faccio partire l'estrazione prima, no? Fatela partire, che io mi metto qua dentro alla carovana. Mi sparano, Mi curano, li vedo! 20 secondi. Siamo praticamente già a casa. Non ti fermare lì, però! Vieni via! Arrivo. 10 secondi. Non fa danno lui comunque, non fa un cazzo di danno. Finché i cavalli non cavallano, siamo tranquilli. Con le babucce, sì, guarda, sta già là. Sta appena lavato i denti. Mettete a letto. È qui da qualche parte. Cretino, vinta, ce ragazzi. L'abbiamo fatta. 5 su 5. Come l'abbiamo portata a casa, bella questa. Collaborando soprattutto. Senza colpirne uno, mi sembra. Uno abbiamo colpito. Oh, intanto io ho salvato la situazione. Bravissimo. Sono scappato.
Mamma mia, ma quella granata mi ha lasciato con un millimetro di vita. Ma a me ha shottato. Ma che cazzo di granata era? Poi era veramente troppo forte. Secondo me era la granata, la dinamite sì. Quella cerata potrebbe essere, che è la più potente. Che miseria, è stato veramente devastante. Prossima volta torneo eSports. Vai. Ma pensai, ho messo il titolo, le vinciamo tutte, ma quasi. Praticamente quasi, Quindi come si fa, gatto, per il futuro la Battle Royale? Grazie. Alla Battle Royale devi andare su allora dobbiamo uscire dalla squadra, perché tanto adesso chiudiamo. Abbandona il gruppo. Esatto. Okay. Poi in alto c'è la caccia alle taglie e poi di fianco c'è Anima Resiliente, quella è la Battle Royale. Non ho capito. Poi Anima Resiliente, caccia alle taglie. Poi vai te a capire come cazzo dovrebbe capire uno che Anima Resiliente è la Battle Royale, però è quella io cosa. Quasi quasi mi faccio un'oretta di questo adesso io. Ma chi è che clicca lì? Cioè non ho mai cliccato nient'altro io, figurati. Beh. Ragazzi, è stato un piacere. Adesso voi continuate? Io no. Io faccio un po' di... Voglio provare questa Battle Royale. Ah, mi mando da Enrico. Va bene. Ok. E noi ci vediamo domani mattina con Medieval Dynasty. Un grandissimo ritorno. Sì. Un grandissimo ritorno. Un saluto e un ringraziamento speciale a Francesco e Enrico. Grazie a voi. Ragazzi. Grazie a voi. Buonanotte allora. Buonanotte. Ciao. E un saluto anche a voi, perché devo andare a fare questa famosa scoreggia. Bene. Buonanotte. Va bene. È stato un piacere. Ciao gatto. Grazie gatto per il raidone, benvenuti. È una cagata pazzesca. Olè, ma forse non sei d'accordo che era in live anche noi. Anche voi ha detto vi saluta anche voi che devo fare la scoreggia. Ma che è impazzito, cazzo, parla di piselli, di sabbione, di patacca, una famosa scoreggia. Allora io proverei a fare un'oretta o due o tre partite di questo, che non so come funziona. Con un fucile da cazzo di bassa qualità, usiamo la pistola. Gioca, dai. Scorre? Ciao Ciccio, buonasera. Ma sì, ma che si senta tutto. Io alzerei un po' il volumino perché non sento niente. Lo tenevo basso per i ragazzuoli di prima, però voglio vedere com'è. Sono molto curioso. Vediamo com'è questo maledetto gioco. Io probabilmente non toccherò quel personaggio fino a che non rifaremo questo gioco, eh? Io ve lo dico. Ecco che Franceschino è arrivato. Grazie mille per il raidone. Grazie ancora Sagato Francesco per i raid e per la compagnia di questa sera. È una cagata pazzesca. Ciao Lu, buonasera, tutto bene? Bravo! Vediamo come va. Buona cena, c'è solo le 10, Gennaro, maledetto, vai che poi muoio di fame. Vai a mangiare, che ti mangi? Facci sapere che ti mangi poi, eh. Buona cena, ciao Ciccio. Dimmi Nico per il follow, benvenuto. Ma è tutto giocatori singoli? In teoria sì. Per questo voglio provare, perché solo che ho letto che devi attivare 4 cose... Poi ti viene la fonte, perché la mia anima è maledetta. Non lo so. So come funziona. L'ho capito io. Però scusami, mi ha fatto scegliere se avere una pistola di bassa qualità. Tutto un porco ho sentito. Ho due pistole. Prima il fucile, ma anche mani nude. Cioè, ha le fratture. Ah, sono indizi. Perfetto, proprio ci mette il gioco più... Alzati, anima maledetta. Iniziamo già male, eh. Vivi, pugno nei denti. Toh, cretino. Andiamo. C'è anche il tempo.
Bene. Ma quindi c'è tipo punto di rifornimento? Non si capisce niente. Io ho dato un pugno a un... penso, non lo so. Oh. Potremmo farcela molto spesa, eh. Perfetto, mi ha spiegato da dei vetri. Stealth da puttana è andato, via. Un altro vetro, via. Zitti, nessuno ti ha sentito, eh. Fidatevi. Ok. Una frattura l'ho presa. La mazza ferroviaria, ma che è? Posso entrare qua dentro? Qui sono delle munizioni. Bomba incendiaria. Ah, vedi, funziona così allora. Saluta al massimo. Tanti medici. Iniziano già a sparare questi. Vado da questo di qua io. A sto punto. Volevo trovare un fucile, però. Mi diminuisce il punto in cui c'è la frattura? Non ne ho idea. Non, no, veramente non si capisce. Ma è colpa mia? Può essere. Però sono dei cani con un udito atroce. Spegni, spegni, che non si sa mai che ci vedano. Permesso. Posso uscire? Posso passare? Umaro. Ah, fanculo. Mina velenosa, via. E si mette qui, dai. Qui così bella. Mi piace. No, mettila bene. Olè, chiudi. E via. Ho preso un... non lo voglio. L'ho anche messo benissimo dentro la, la scatola, dentro il cassone. Sai come con tutte quelle manine dritte così? C'è il cavallo che mi urla nelle orecchie, guarda, eh. Palesemente. Brutto bastardo. Angor! Ma è sopravvissuto da un colpo. Il pugno è one shot. L'altro è sopravvissuto. Ma è giusto un bastardo. Sento dei cani, sento del casino. Ma chi è? Ma secondo voi un fucile buono me lo dà? O no? Bomba adesiva. Prendila. Oh. Molto interessante. Due munizioni. Vabbè, teniamoci due munizioni. Potremmo tenerci questa così. C'è un signore vicino a me, c'è un signore. Bevo un po'. Ovvio. Seccato, così. Bisogna prenderci un po' la mano. È un po' confusionario, più del gioco stesso. Cioè, come fa la gente? Come fanno fatto sti cazzo di sviluppatori a fare un gioco che... No, sono da solo ora, Ricky, sono da solo. Faccio 2-3 battle royale prima di staccare, che voglio provare le battle royale sotto il gioco della cippa. Sblocca, cosa ho sbloccato? Iniziale di antidoto. Facciamo con un fucile. A sto punto, proviamo con un fucile. Dovrei sbloccare i 5.000 punti qua. Irrutti, ragazzi.
Ho visto, Ricky. Ho girato un angolo. Sentivo dei passi. Giro l'angolo, mi esplode un proiettile in faccia. Quindi. Io ormai non. Anzi, non penso di avere, di essere mai stato buono a un gioco in vita mia. Non penso proprio zero. Qual è un gioco in cui sono bravino? Nessun gioco. Lo ero forse ai tempi su Fortnite. Ma qui si parla di 5 anni fa. Ma non sono bravo su Isaac. È fatta tutta, Fra. Ciao, grazie ancora per il raidone. Isacco lo vorrei far domani. Solo che sono un po' indeciso perché domani poi lo rifacciamo domenica. E no, posso, che cazzo me frega. Me lo faccio domani, Isaac. Ciao, Costoletta. Anup era bravo. Era bravo a rompere il cazzo, come ogni mio PG. Sì, in effetti domani potrei fare benissimo Isaac. Non lo faccio da mercoledì scorso. Oh, beh, ecco, vedi questo fucile qua. Beh, bella pompa però questo qui. Cioè, da vicino spacco la faccia con questo però. O no? È pure automatico. Ho il coltellone grande. Non è buono? Non miro niente quasi, però ho a panic shot. Ma sì, io corro. Tiro dritto e ci becco sicuro. Oh, se ne ho anche una di fianco, le altre sono vicino. Guarda, devo fare quel giro lì, quella e quella poi. Tanto vi ricordo di sabbarvi, resabbarvi, se vi va, avete una sub gratuita al mese con Amazon Prime, in cui avete 5 emote esclusivissime, zero pubblicità, tanto amore e basta. Quello adesso io ricordo a tutti che se ci vediamo in giro vi offro un panino o un caffè, quello che volete. La cosa era riguardante quelle alle fiere, però ovunque mi vedete in giro vi offro un panino. Oh, mamma, vaffangulo, vivi, cretino, merda, bastardo. Chiudi. Mi prude il naso, mi prude. Ok. Coltello normale lo vorrei, se possibile. E non me ne dà un altro. Il mazzetto è un po' troppo. Perché me ne dà un altro? Non lo volevo l'altro. Volevo uno solo. Come droppo le cose? Posso droppare con GQ? No. Oh, attenzione. Qui cosa c'è? Bomba infernale qui, la inferno. Umaro! Vai, che carre. Un altro. E via! Madonna, non volevo. Chiedo scusa, ma volevo ucciderlo, ma non così male. Gli ho tranciato via la faccia. Tutta proprio. Altro che alligatore con il muso più stretto, più lungo. Non ce l'ha più il muso, il cane. Ah, e vi ricordo che, vabbè, si legge anche a 40 sub, mancano 20 sub. Siamo precisamente a metà per fare la 12 ore della morte. Che visto che è della morte, io posso decidere se farla di Isaac o no. Perché tanto non è della morte, potrebbe essere della morte perché è di Isaac. In base a quello che mi va. Buonasera Giunipero, una buonasera. Tutto bene? Come stai? Vi chiedo una cosa. A voi come sta passando sta settimana? Perché la scorsa era lunghissima. Ora invece è bella... è bella corta, eh. Ciao Arco, buonasera. Dov'è il coso? È sopra di me. Ah, è qua. Ma vaffanculo. Mi hai rotto anche le palle, te. Stai lontano, cretino. Era qui? Chi è? Waynesfield. Io vi dirò... settimana scorsa era un parto. Oh. Molto. E la pistolina mi ci vorrebbe adesso, però.
In effetti su di Verona bisogna studia. Che trovo? Oh, questo mi interessa. Sarà una cosa comune. Boh, io settimana scorsa ho messo veramente... Cioè, arrivavo a martedì dicendo, ma che è già, è ancora martedì? Invece adesso dico, è già giovedì. Perché domani per me è... Cioè, già adesso per me è giovedì. Mi devo fare giovedì, venerdì e sono a casa, due giorni. Devo ammettere che, pensandoci... se devo pensare che la mia vita è questa, dico, bello. Però che vuoi fare? E se mi devo aggrappare alle... mi devo aggrappare a due giorni su sette, è un po' bruttino pensarla così, però... Che ci vuoi fare? Aiuto. Uno dovrebbe fare il lavoro della sua vita che si diverte, però... Ma hanno sparato nella faccia! Era proprio vicinissimo. Ma tieni, stronzo di merda, vaffanculo. Che c'ha, che c'ha? No, dai, è troppo grande. Vabbè, teniamoci questa. Mi sarebbe, immaginavo Triumvard. Ma non mi cura niente. Sì, anche il mio. Il problema è che non ci andremo mai in pensione, Lu. Il problema è quello. Sai che forse sì? Da poco? O no? Non mi ricordo. Non mi ricordo se è da poco che è cross platform o l'ho sempre stato o non l'è mai stato, perché potrebbe essere anche così, eh. Non mi devo curare, ho anche la siringa. Prossima volta che ho due barre perse uso la siringa. Ma fai sto rumore? Sentivo un coso morire. Ma ciao Gian Gigio, buonasera. Tutto bene? Mi hanno sparato? Sì. Ah, solo console, ok. Dove cazzo è andato? Non lo vedo! Porca miseria! Là! Corro di là! Ma che ti dovrei fare alla fonte adesso? Mica l'ho capito, eh! Ho paura! Umaro! Cos'è sto coso? È grande! Level! Pia level! Così, perché mi piace il nome. Ma guarda, è tipo un cattura alla bandiera diventato adesso. Cioè adesso io arrivo lì, avrò sicuramente il nemico, perché lui prende dei punti adesso. Non mi dica che è veramente un cattura alla bandiera Battle Royale, dai. Mi distruggi tutte le aspettative, mi distruggi. Tutte e tutte, eh? Non ce n'è una che si salva. No, giro. Qua ce n'è un'altra, vai. Qualcuno ha rotto qualcosa qui? Oh no, oh sì. Non ero io sempre. Dov'è? Ah, di là. Ma dov'è sto posto? Ah, ma è in Culonia. Serdabo, se... Serdabo che mi sta rubando tutto. Oh, scusi.
Oggi più del naso. No. Sarà crescendo. Speriamo di no. Non inizia a pigliarsi anche la Mediaset. Ma sto Sir Tobbers, che sta facendo? Ma come funziona? Ma che ne so. Fate lontano, non vi avvicinate, eh? Non vi avvicinate, merdoni. Fate lontani tutti. Ma quanti cani sono? Pieno di cani, pieno di cani, muoio. Via, muoio. Ma che palle. Sono 1000. Vabbè, 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 ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito. Ma vaffanculo. No, no, fermati. Non mi colpite. Cazzo. Corro, 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 corro. Per il cane. Sono morto per il cane. Guardalo, mastino infernale. Testa di cazzo infernale è questo, non è il mastino. Niente, facciamo l'ultima partita, facciamo la normale. Comprando però un altro personaggio, che non voglio perdere quello che ho preso fatto oggi con i ragazzi, eh. Vediamo, facciamone una da, in duo, da solo. Vediamo se abbiamo imparato qualcosa in queste 5-6 partite. Poi ci salutiamo. L'ho sbloccato. Bello, lo useremo adesso. Ah, ok. Da 3 solo lo speciale. Facciamo anche lo speciale da 3. Cazzo, se frega a noi. Recluta cacciatore. Vediamo se è qualcosa di interessante già qui. Come... Niente, piglio questo che ha già delle cose. Gli compro il... Volevo comprarlo però. Perché non me lo compra? Ah, perché avevo ancora fucile. Voglio quello lì che mi ha dato, fatto vedere prima. Ce l'ho? Non è questo. Aveva il super mirino. Era questo? Ma non fa niente di danno. A sto punto mi compro il fucile del cazzo. Ottengo il Mosin Nagant Nagamoto. Usiamo quella sciaboleria qui. Via dalle palle. Prendiamo la signora questa. Via la mina, via coltelli da lancio. Riordiniamo tutto come piace a me. Cioè, no, ho sbagliato, perfetto. Coltello. Piace a me il coltello. Poi questo. Questo lo mettiamo via. Qua ci mettiamo una bella biomba. E questo. Così. Siamo belli che pronti. Mettiamo le munizioni. Queste. Siamo dei fichi. Comte Fabroni Muru. Abbiamo Tomok. Schifo. Occhio vigile. Una merda. Perfetto. Boh, una cagata. Proprio sono uno schifo. Facciamolo. Facciamo the last partita. Dai. Poi vi saluto. Se la vinciamo, mi vanto fino a dopodomani. Con tutto, anche chi non conosce. Guarda, io ho vinto da solo, eh. No, Battle Royale è un po' una merda, perché non capisci niente. E poi quello che ho visto è una mezza Battle Royale, una mezza cattura la bandiera... Perché dovrei farmi del male così? Dal panettiere? Sì, sì. Guarda, mi fa 2 etti di crudo e però io ho vinto, eh. Io dico, un po' di sconto me lo farei.
Conte Favroni, sì, da Lugano. Sì. Parente di Fabretti. So che conosci. Sto sentendo un po' la stanchezza, Non ho più l'età, ragazzi. Non ho più l'età. Non so più come farò. Non ho veramente più l'età per giocare ai videogiochi fino alle 11, te pensa. E il bello è che mi sveglio anche alle 8. Quindi te pensa come cazzo sono ridotto. Sì, faccio la live quando vado a lavorare, che ci metto 5 minuti. Oh, qua in teoria c'è anche il coccodrillone, che sarà molto impossibile da fare da solo, perché non ho neanche la gente che mi aiuta. Come fai? Ti inculi. Boh. O facciamo un po' il merdino, quindi mi metto un po' dietro gli alberi, li aspetto. Oppure, boh. Tanto col tempo che ci metterò a trovarlo l'avranno trovato già in 8. Quindi arrivo lì e si menano tra di loro. Poi mi infilo, ammazzo, pim pim, pom pom. Così, due persone, vinta, porto via la mia carcassa e volo. Direi missione creata. Andrà sicuramente così. Bravo schifo, questa a te. Olè, let's do this. Devo andare dritto. Vabbè che li prenderei entrambi, Tanto... Anzi, no. Boh. Datemila Ale Bear, benvenuto. Anzi, no. Io cercherei soltanto il coccodrillo. Perché tanto alla fine... Oh, non ho quella silenziata. Che figura. Di là. Perfetto. Dove non dovevo andare? Perfetto. Siete matti? Pazzi totalmente tutti. Non fa un cazzo di danno sto Mosin, Proprio zero. Che lancio però gli ha fatto fare sta... Porca troia. E della gente. There is some people. Manni sparate del cool. Aia. Come si arriva là di sopra? Non si arrivo più. Qua ragazzi si fa stealth, Madre Santa Pippolo! Stronzo! E sto tutto, è tutto pitturato. M'hanno colpito! M'hanno colpito, ragazzi! No, mi sta anche nel fuoco.
Vabbè, però l'ho fatto fuori. Corri via, corri via. Vedi, non c'è più nessuno. Che paura l'altare. Corri, corri, corri. Mi ero sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato. Vabbè, lo stealth l'ho fatto fino a che non l'ho visto. L'ho visto, come fai a fare lo stealth senza... Cioè, cercavo delle munizioni. Sì, è vero, Pika. Questo è davvero. Apri, apri, fammi entrare. Questo è un po' sicuro qua. Servo le munizioni per il mio fucile. Io ne ho perse 1000. Uè, chi è? Chi è? Pronto? Pronto, Osvaldo. Eccole qua. Cazzo, va via, che ti vuole, via. Vediamo dov'è l'altro indizio. Beh, è pieno di stronze, è pieno di bastarde col coso, con gli insetti. Uno come fa ad andare a... Oh, c'è anche quello del coccodrillo? Fantastico. Porco, è vero che non ho più il coso per vedere i nemici. Quindi devo stare attento a vedere solo dagli indizi se ci sono vicino. Traccia verso di là. Ma lì c'è anche un indizio normale. Come rosso? Cos'era rosso? Questo è rosso. Qui c'è il coso, come cazzo si chiama, che è rosso. Ops, ho fatto un po' di casino. Vediamo di fare una roba... No, no, era quello lì, avevi ragione, schifo. Sono dentro che sparano. Sono dentro che sparano al ragnone. È che... Due colpi, ho beccato, due. Madre! Niente, one shottato in faccia. Va bene. Colpo di grazia, beh, pompa così, stava detto, io gli vado vicino. Cosa sono queste? Che punizioni c'aveva? Niente, vabbè. Niente, fine. Palese avesse il pompa dal movimento. Oh, ma che dici, non è vero. Non ci hai creduto mai neanche tu a sta cosa, schifo. Come fai, capito? Sì, si è avvicinato, però chi ne sa, magari è uno che gli piace stare vicino, che non ha una bella mira. Mi si è bloccato Ant? No, ok. Sì, questo però lo sai dopo, quando muori. Tanto ho ancora lei, Mira Gorka. Va bene. Se mi uscisse dal gioco vi saluterei anche. Quindi... Ragazzuoli belli, noi ci vediamo domani alle 20:30. The Binding of Isaac. Devo finirlo. Non scrivo neanche più sul titolo. Samuel, mi sei mancato stasera. Spero domani di fare qualcosa. Quindi noi ci vediamo domani alle 20:30. Isaac, bisogna finire il gioco, il salvataggio. Ho anche preso l'achievement delle challenge giornaliere fatte. L'ho fatto l'altro giorno, quindi quello è a posto. E grazie a tutti per la compagnia, grazie mille per la sub, grazie mille per i follow, grazie mille a Gatto e Francesco per la compagnia, per i ride. Grazie a voi per la compagnia che mi ha dato ogni sera. Vi auguro una buona notte, domani 20:30. Isaac, mi ripeto per la 20ª volta. Grazie. Pensavo ci fosse un fantasma, se era il buio. Buonanotte, belli!
un salutone, un bacione. Ciao belli.